Ciao a tutti di nuovo, io sono Chiara del coordinamento Alziamo la Testa e innanzitutto vi do il benvenuto in questa che è un'assemblea un po' speciale e significativa per noi. Questa è la terza assemblea del nostro coordinamento che si tiene a livello nazionale, ma per la prima volta, visto che si sono un po' allentate le restrizioni dovute alla pandemia, in alcune città siamo riusciti ad organizzare dei piccoli meeting in modo da poter seguire insieme. Questa assemblea naturalmente cercando di rispettare tutte le norme del distanziamento e della mascherina. E se chi è in uno di questi gruppi per seguire l'assemblea può girare la videocamera in modo che riusciamo anche a vederci un po' tutti. Vi do quindi il benvenuto. Abbiamo organizzato questa assemblea perché di fatto con l'arrivo di settembre, come avevamo previsto, le scuole sono riaperte sostanzialmente come sono chiuse. Sono chiuse con classi che cadevano a pezzi, con classi troppo piccole, con insegnanti costretti a turni osceni, con classi troppo grandi. Sono riaperte esattamente allo stesso modo, con in più il problema della necessità di ulteriori spazi, ulteriori insegnanti che non sono assolutamente arrivati. Adesso io non mi dilungo su questo perché ci sarà Noemi a fare la relazione introduttiva di questa assemblea. Delle informazioni, diciamo, di carattere tecnico, vi chiediamo se è possibile di mutarvi in modo che non ci siano interferenze di sorta durante la riunione. Sarà possibile intervenire. Chi volesse fare un intervento può o alzare la manina virtuale sulla sezione dei partecipanti oppure può scrivere in chat. Io leggo il messaggio e vi metto in coda, così facciamo una cosa ordinata. Lascerei subito la parola a Noemi, ma prima farei un appello, ovvero la situazione impone misure drastiche, non è più possibile lasciarsi passare sopra la testa tutto lo schifo che ci siamo lasciati passare sopra la testa in questi anni. E quindi io lancio l'appello, noi lanciamo l'appello a organizzarci in queste assemblee, organizzarci nei collettivi, nelle nostre scuole. Per chi volesse contattarci, per riuscire a entrare in contatto con altri studenti o per avere un aiuto nell'organizzare collettivi o nell'incontrarsi con altri, nella sua città, nella sua scuola, può farlo o lasciando una mail alla mail assemblea2maggio@gmail.com, oppure magari è più facile, noi siamo sia su Instagram, come Alziamo la Testa, e sia su Facebook, quindi potete scriverci in qualunque momento e noi saremo molto felici di rispondervi e di mettervi in contatto con gli studenti della vostra città. E senza ulteriori indugi, lascio la parola a Noemi per la relazione. Ciao a tutti, tolgo la mascherina perché sono distanziata da tutti gli altri. Allora, io sono Noemi e faccio parte del coordinamento studentesco Alziamo la Testa. Vi do anch'io il benvenuto, siamo davvero in tanti. Allora, ad oggi la situazione a sole 2 settimane dalla riapertura della scuola è già disastrosa. In Italia sono già state chiuse 117 scuole e sono 900 le scuole in cui si è verificato almeno un caso di coronavirus. Questi numeri, però, potevamo aspettarceli, guardando semplicemente i parametri con cui il governo pretendeva riaprire le scuole. Possiamo anche dire con certezza che le cose, cambieranno solo in peggio. Questi numeri sono destinati a salire in modo esponenziale, come già avvenuto in altri paesi che hanno riaperto le scuole prima di noi, come la Germania o la Francia. L'unica soluzione del governo a tutto ciò è quella di tornare alla didattica a distanza, ma tornarci senza gli investimenti che sarebbero necessari per i dispositivi. Hanno anche fatto questa finta sui bonus dei 500 euro per i computer, che alla fine effettivamente non esiste. Infatti è solo un finanziamento indiretto alle imprese telefoniche.
Una didattica a distanza in queste condizioni garantisce solo un crollo della qualità dell'insegnamento e sono milioni i giovani che sono stati tagliati fuori perché non hanno dispositivi adeguati sufficienti, una stanza propria e silenziosa per poter seguire le lezioni o una connessione stabile. In Italia, come ha già detto Chiara, la scuola ha riaperto esattamente come era stata chiusa. Non sono stati stanziati fondi sufficienti per permettere una riapertura in sicurezza, particolarmente sul piano delle strutture che erano già carenti prima della pandemia. Questa ripresa di settembre è la prova della negligenza del governo nei confronti di studenti, insegnanti e personale ATA. Per 6 mesi il governo ha fatto solo promesse vane. Hanno assicurato un rientro a scuola in sicurezza, ma la verità è che erano solo chiacchiere. Non sono stati presi spazi adeguati per il distanziamento, non è stato ridotto il numero di studenti per aula fissato dal MIUR, che è sempre 30 studenti per aula anche in una situazione di pandemia, e questo è scandaloso. Non sono stati assunti professori e il personale ATA necessario, non è stata prevista la presenza di presidi sanitari né di personale medico nelle scuole, e non sono stati potenziati i mezzi pubblici. Questa è una situazione drammatica, quella dei mezzi pubblici. Infatti il nostro coordinamento sta facendo una campagna specifica su questo e penso che dopo potremmo anche ascoltare un ottimo intervento su cosa pensiamo rispetto a questo argomento fondamentale. In pratica non hanno fatto niente. Hanno solo scaricato tutto sulle famiglie, sugli studenti e sul personale docente delle scuole. Gli studenti anche sono stati minacciati di un 5 in condotta in caso si togliessero la mascherina in classe e non seguissero appunto in modo ferreo le regole. La colpa è sempre degli studenti che si vedono con gli amici, che vanno a fare aperitivi, che non rimangono fermi per 6 o 8 ore nel loro banco a scuola. Perché invece il governo non guarda le proprie responsabilità. La gente è anche disciplinata, ma è il governo che non crea le giuste condizioni per la sicurezza. E questo lo dobbiamo rivendicare. Hanno poi scaricato la responsabilità sul personale ATA di prendersi cura degli studenti che avessero sintomi di coronavirus, i quali, il personale ATA, avranno anche delle ripercussioni in caso non agissero nel modo adeguato, senza contare che si sta mettendo a rischio la vita di questi lavoratori. In seguito, su questo tema, ci sarà anche una lavoratrice della scuola che interverrà. Poi, l'autonomia scolastica che dà pieni poteri ai presidi, minacciando la democrazia nelle scuole, sta facendo acqua da tutte le parti. Particolarmente in una situazione sanitaria come questa, non si può pensare di affrontare un problema simile in modo diverso scuola per scuola. Un problema generale come questo deve essere affrontato dal governo. Non c'è bisogno di meno democrazia, ma di più democrazia in un momento come questo. Basta con le soluzioni autoritarie che non risolvono niente. Noi dobbiamo rivendicare la piena agibilità democratica all'interno delle scuole. Non è possibile che in una situazione del genere i presidi abbiano carta bianca per tiranneggiare e attaccare i diritti democratici di studenti e di lavoratori. Chi rischia la vita tutti i giorni, chi deve stare a scuola per ore, sono loro che devono decidere in quali condizioni stare. È fondamentale che si riuniscano assemblee di studenti e che sia dato pieno potere di bloccare l'attività in caso di pericolo al comitato studentesco, al collegio docenti e ai delegati sindacali. Perché se no, episodi come quelli che stiamo vedendo di insegnanti e di studenti ai quali non vengono fornite le necessarie informazioni sui casi di coronavirus all'interno, tutto è capeggiato da una preside che a scuola ci sta nei casi migliori pochi giorni al mese, ci ritroveremo in una situazione di caos totale. Una nuova ondata colpirà il paese in modo ancora più violento della prima. Quello che ci si prospetta sono nuovi licenziamenti, più precarietà, una crisi sanitaria ed economica ancora più profonda, senza contare nuovi decessi e contagi. In ogni scuola si devono quindi
istituire dei comitati per la sicurezza sanitaria, formati da studenti e lavoratori. Cioè, gruppi che democraticamente decidono quali norme all'interno del proprio istituto, quando mettere in quarantena una classe, quali misure sono necessarie per prevenire contagi. Questo è quello che è già successo in tante aziende, dove i lavoratori venivano obbligati a lavorare senza garanzie, ma si sono riuniti e hanno scioperato, bloccando il lavoro finché non fosse garantita la loro salute. Il 25 e 26 settembre ci sono state delle manifestazioni di studenti e insegnanti in tutta Italia. Noi abbiamo partecipato a queste manifestazioni e ci sentiamo parte del percorso Priorità alla Scuola, seppure con la nostra piattaforma e con le nostre parole d'ordine. In Priorità alla Scuola partecipano la grande parte delle organizzazioni sindacali della scuola, a partire dalla CGIL. Loro per primi, insieme ad altre organizzazioni sindacali, hanno denunciato la vergogna delle graduatorie, con oltre 40.000 errori fatti e l'assenza di assunzioni che in quest'anno scolastico lasciano più di 250.000 cattedre scoperte. Queste sono richieste che condividiamo e che sono parte integrante del nostro programma. Infatti, ci domandiamo che cosa stia aspettando la CGIL e tutte le altre organizzazioni sindacali a convocare uno sciopero generale della categoria, nel quale noi studenti saremo in prima linea. Ci mettiamo a disposizione fin da oggi per rendere le manifestazioni il più partecipate possibile. L'unità tra studenti e lavoratori è al centro del nostro programma. Come coordinamento continueremo nel frattempo a radicarci, formando nuovi collettivi, producendo materiale di sensibilizzazione e organizzando picchetti e assemblee. Ci ispiriamo in campo studentesco alle giornate di marzo. A cosa mi riferisco con questo? Nei mesi di lockdown, quindi alle giornate di marzo, molte fabbriche e aziende si sono fermate perché ci sono stati degli scioperi fatti dai lavoratori, che erano costretti a lavorare senza il rispetto delle più minime norme sanitarie. Quelle lotte sono state per noi di grandissima ispirazione. Vogliamo studiare in sicurezza, ma se questo non ci sarà garantito, siamo pronti a bloccare le scuole del paese, ed è nostro dovere farlo. Se ci fosse un blocco delle scuole, state ben certi che sarebbe un primo passo per spingere anche altri settori a scioperare. Il malcontento è generalizzato. La crisi economica e sanitaria sta abbattendo tutte le poche certezze che c'erano rimaste. Il divario tra ricchi e poveri non è mai stato così ampio e così evidente. C'è uno squilibrio talmente profondo all'interno della società che è destinato a rompersi. Qualsiasi cosa potrebbe scatenare una situazione simile a quella che stiamo vedendo oggi negli Stati Uniti. Io non so perché il governo italiano si vanta tanto di come abbia gestito questa crisi sanitaria. Sicuramente c'è chi l'ha gestita peggio, come i governi di destra, Bolsonaro, Trump e altri. E immagino solo che disastro sarebbe stato se ci fosse stato Salvini al governo. Però non ci vengano a presentare questo governo come quello che ha gestito meglio la pandemia, perché è vergognosa questo. Qui è morta gente, sono morti circa 36.000 persone. Il governo non ha voluto proclamare subito le zone rosse, piegandosi alle pressioni di Confindustria, condannando tantissimi lavoratori e famiglie al contagio e alla morte. Prendiamo l'esempio della Val Seriana. È veramente una vergogna. E anche oggi il governo ha già deciso di posticipare ulteriormente la proclamazione di emergenza sanitaria, quando siamo già arrivati a numeri di... Qui c'è un problema per quel che sarà delle generazioni, delle giovani generazioni. Non si tratta solo di avere un'istruzione decente oggi, ma di avere un futuro domani. E qui mi richiamo a tutte le disuguaglianze e alle ingiustizie che produce questo sistema, mi richiamo al movimento ambientalista del
e al movimento di tutto Covid, nella crisi economica, nella repressione dello Stato, fermare le proteste contro la violenza della polizia americana. Fatto stati uniti, disoccupazione, tagli alla sanità e alla scuola pubblica. E sinceramente preferisco passare il mio tempo lottando, prendendo consapevolezza, discutendo, piuttosto che rimanere passiva di fronte alle ingiustizie che dobbiamo subire giorno dopo giorno, solo per assicurare il dominio di una minoranza di grandi capitalisti miliardari che ci stanno trascinando nella barbarie più totale. Studenti, noi non siamo qui a chiedervi di organizzarvi, sono le condizioni in cui viviamo che ce lo chiedono. Questo è un ottimo momento per essere giovani, e il momento storico in cui viviamo è unico nel suo genere. Io sono entusiasta del lavoro che ha fatto il nostro coordinamento. Abbiamo avuto una crescita esponenziale che ci ha permesso di allargare molto i nostri orizzonti. Abbiamo creato collettivi partendo da un solo studente, organizzato assemblee pubbliche che hanno raggruppato studenti da più scuole, fatto discussioni con studenti e studentesse che ci chiedono cosa possiamo fare. E noi lo sappiamo con esattezza cosa possiamo fare. La storia in questo è la nostra alleata migliore. Organizziamo dei gruppi di studio dove discutiamo di politica vera, coinvolgiamo sempre più studenti e lavoratori e decidiamo delle rivendicazioni comuni e lottiamo fino alla vittoria. Adesso voglio leggervi le nostre rivendicazioni. Questo è il nostro volantino che abbiamo portato alle manifestazioni del 25 e del 26. Noi lottiamo per contro la didattica a distanza, da usare solo in emergenza e garantendo a tutti strumenti e spazi adeguati. Classi con 15 studenti. Trovare subito gli spazi per garantire distanze e sicurezza, usando edifici e spazi pubblici inutilizzati e, se necessario, precettando spazi privati, a partire da quelli delle scuole private. Assunzione di 200.000 lavoratori della scuola per garantire più classi meno numerose. Stabilizzazione dei precari. Raddoppio e gratuità del trasporto pubblico. Aumento immediato di almeno 15 miliardi di euro alla scuola pubblica e azzeramento dei finanziamenti alla scuola privata. Infermeria e personale medico nelle scuole per garantire la salute. Comitati di studenti e lavoratori per la sicurezza sanitaria in ogni scuola. Diritto di assemblea, comitato studentesco, collegio docenti e delegati sindacali abbiano il pieno potere di bloccare l'attività se non c'è sicurezza. E no all'autonomia scolastica. Difendiamo la democrazia nelle scuole. Grazie. Allora, grazie Noemi per l'ottima relazione. Ho già delle persone che si sono segnate per fare degli interventi. Vi ricordo soltanto, quando vi segnate, ricordo alzando la mano oppure in chat, mettete il vostro nome e la vostra città così che io possa chiamarvi. Vi ricordo anche di accendere il video mentre parlate per fare il vostro intervento. Il primo intervento è quello di Ons da Modena, quindi lascerei la parola a Ons. Mi sentite? Adesso sì. Ah, ok, perfetto. Sì, avevo un po' di problemi con la videocamera, però ci sono. Vabbè, ciao a tutti, io sono Ons Abdelhamid, sono una studentessa del liceo linguistico Francesco Selmi di Modena e membro del collettivo studentesco Jeunesse Engagée, nonché del coordinamento
allenamento alziamo la testa. Comincio dal dire che l'attività che abbiamo condotto dalla riapertura delle scuole, 14 settembre ad oggi, è stato un vero banco di prova per noi studenti. Un'occasione per un collettivo come il nostro, che comunque è un collettivo nascente, che nell'ultima fase si è cimentato principalmente in discussioni, di attivarsi dal punto di vista pratico, accompagnato dall'attività del sindacato studentesco ASL. Parlo di banco di prova perché per molti è stato l'effettivo primo passo politico, è stato il primo volantinaggio, il primo attacchinaggio, il primo intervento in piazza. E alla fine, il 25, siamo riusciti a convocare una piazza in parte molto modesta, che contava una cinquantina di giovani. L'esperienza però è stata formativa da tutti i punti di vista e ci ha lasciato diverse riflessioni che possono essere portate soprattutto in un dibattito come quello di oggi. Importanti da riportare perché come protagonista principale vedono esattamente il... tolgo la mascherina che tanto sono distanziata, che hanno visto come protagonista principale il collettivo, ovvero l'organismo di azione studentesca principale per eccellenza in mano ai giovani, che noi appunto come coordinamento ci impegniamo a costruire. Un elemento importante nell'analisi, per esempio, di quella che è stata la nostra attività a Modena, è che le scuole a Modena, come anche in altre città, rappresentano il perfetto esempio di scuola che ancora oggi si regge in piedi. Infatti, tranne nel caso di una scuola, vi sono banchi ed aule per tutti, le mascherine e il gel non mancano. Ci sarà, parlo ovviamente di situazione relativa, un massimo di 3 studenti positivi nelle scuole principali. Comunque, esatto, una situazione che si regge in piedi. Inoltre, un altro fattore importante nell'analisi è il fatto che molti degli studenti che abbiamo avvicinato attraverso la nostra attività nelle scuole, attraverso per esempio il nostro volantinaggio, guardavano addirittura di buon occhio alla didattica a distanza. E questo è comprensibile perché noi sappiamo che per gli studenti che non hanno avuto alcun tipo di limitazione economica, che hanno avuto abbastanza computer, abbastanza spazio, hanno avuto una connessione internet stabile, ecco, loro guardano la didattica a distanza, l'hanno vista ecco come una possibilità di potersi alzare più tardi, oppure la possibilità di poter spacciare la propria pigrizia per un problema di connessione. Comunque c'è anche tutto l'apprezzamento del tempo perso tra una lezione e l'altra, in generale la maggiore libertà che è presente appunto durante le ore di lezione. E queste persone per esempio ci hanno guardato un po' col malocchio perché non si rivedevano ad esempio nella nostra prima rivendicazione, che è quella di dire no alla didattica a distanza. E secondo me una cosa importante da chiarire, cioè due cose importanti da chiarire sono queste. Innanzitutto, quelli che possono sembrare come privilegi della didattica a distanza, in ultima istanza, sono ostacoli all'istruzione. Banalmente, la perdita di tempo nelle lezioni si traduce in ultima istanza da una parte di mancanza di tempo di insegnamento e di conseguenza dell'apprendimento, e si traduce dunque in una maggiore mole di lavoro assegnato da appunto svolgere in casa per cercare di raggiungere il minimo, che è già un minimo, di programma scolastico prestabilito. Di conseguenza essa non permette neanche di raggiungere letteralmente lo scopo della scuola in sé, quello di formarci in quanto individui pensanti. La seconda questione da chiarire rientra, diciamo, in un discorso più ampio, ovvero noi siamo parte di una società, noi viviamo in una società e dunque il nostro benessere e in parte anche il nostro malessere dipende da essa. Quindi nessuna delle persone che effettivamente si è trovato nella didattica a distanza senza mezzi ha effettivamente scelto di trovarsi in quella situazione. Questo significa anche che chiunque di noi si sarebbe potuto trovare in quella condizione. Ecco perché il discorso del non lotto perché non mi riguarda non regge assolutamente. E ci riguarda esattamente perché riguarda la società, riguarda parte della società di cui noi siamo parte. Poi, per la questione di non capire l'importanza della lotta, noi disponiamo del vantaggio della storia. Noi possiamo guardare ai paesi che hanno aperto prima di noi e farci almeno un'idea di come si sta sviluppando la situazione e di cosa ci aspetta. L'esempio francese, dove allo scoppio dei contagi, alla riapertura della scuola, c'è stato lo scoppio dei contagi, e piuttosto che cercare di garantire la sicurezza all'interno delle mura scolastiche, hanno optato per il dimezzamento del periodo di quarantena, giusto per essere un po' più sicuri, no? E non solo, adesso non sono più necessari 3 positivi, cioè non è più necessario un solo positivo per chiudere la classe, ma ne sono necessari addirittura 3. E a Padova
si è replicata la stessa scena, quindi stiamo proprio seguendo questa strada, che appunto con l'avanzare del tempo peggiora soltanto. E un elemento importante per quanto riguarda la lotta, che abbiamo visto per esempio la manifestazione del 25, è la natura degli interventi. Per esempio, gli studenti partivano dalla propria esperienza per arrivare tutti alla stessa conclusione, ovvero che non si può pensare a un piano per salvare la scuola, per salvaguardare la sicurezza nelle scuole, senza mettere in discussione il sistema capitalistico che sta alla base della nostra società, che appunto perché la scuola, in quanto non produttrice di profitti, è completamente lasciata allo sbaraglio, è completamente abbandonata, non è una priorità. Ed è per questo che noi, protagonisti della scuola, noi studenti, ma non solo, anche insegnanti, personale ATA, dobbiamo organizzarci da noi, cioè trovare il modo di organizzarci. E questo dell'assemblea, ma comunque tutta l'attività che portiamo avanti in quanto coordinamento, è letteralmente, ripeto, è il primo passo pratico. E quindi sì, condurre una battaglia insieme a insegnanti e personale, in quanto protagonisti della scuola, prima di tutto, per rivendicare il nostro diritto alla sicurezza a scuola e più in generale il diritto a una vita in una società privata del vincolo del profitto. Grazie. Grazie mille, Hans. Adesso è il turno di Ilaria da Varese. Devo smutare io. Ok, Ilaria non c'è, allora passo al prossimo, che è Leonardo da Reggio. Ecco qua. Ciao a tutti, compagni. Si sente? Sì, sì, ti sentiamo. Senti, ok. Io sono Leonardo Ferrigno, faccio il quinto anno del liceo Moro Scientifico di Reggio Emilia e sono da un paio di anni in Sinistra Classe Rivoluzione. Allora, compagni e studenti, io volevo osservare come con il passare del tempo la nostra possibilità di tenere assemblee studentesche negli istituti sia diminuita davvero drasticamente. E soprattutto con le norme anti-Covid, queste nuove norme nella scuola, questo diritto è stato completamente abolito. Diciamo che per noi studenti del terzo millennio queste assemblee sembrerebbero qualcosa di naturale, qualcosa di giusto, di normale, ma non fu sempre così nel corso della storia. E questo diritto fondamentale, come molti altri, nelle scuole italiane prima del 1968 non c'era, non era presente. Ed è proprio grazie alle lotte studentesche di quegli anni che si sono conquistati numerosi diritti nell'ambito scolastico, e primo fra tutti proprio quello di avere la possibilità di organizzare assemblee autogestite, che sono la forma di democrazia più diretta e più radicale, dove si possono fare scambi di opinioni politiche e dibattiti. Ecco. Invece prima del 1968 la scuola era molto diversa, la scuola e l'università. Era una scuola elitaria, selettiva, autoritaria, radicale e reazionaria, ovviamente. E, ad esempio, non erano garantite le borse di studio, no? E ovviamente i più colpiti erano i figli dei lavoratori, dei ceti meno abbienti, che magari anche se dotati di capacità non potevano permettersi di pagare il corso degli studi. Ecco. E quindi in
ideali gli universitari sì, si organizzano e scendono in piazza in tutta Italia, ma anche in Europa, e per rivendicare proprio una scuola più giusta, più equa, più selettiva, più alla portata di tutti. E quindi ora noi dobbiamo vanificare queste lotte, anche le botte che presero i giovani manifestanti in quegli anni, perché la reazione dello Stato nei confronti dei sessantottini fu proprio l'avvio di una repressione poliziesca molto molto dura, senza precedenti nella nuova Repubblica Italiana, ecco. Quindi oggi proprio è necessaria la creazione di collettivi, di dibattiti politici in ogni liceo, e proprio rivendicare, come ci è stato detto, quello che ci è stato tolto e quello che è stato tagliato, e trovare ovviamente appoggio tra i lavoratori, in particolare tra gli insegnanti e tra il personale scolastico, con cui noi conviviamo ogni giorno 5-6 ore giornaliere praticamente della nostra vita da studenti. Infatti sempre l'esperienza del 1968 ci insegna come sia stata importante la coalizione tra studenti e lavoratori. Infatti vediamo che dopo mesi e mesi di proteste, il movimento studentesco alla fine dell'anno 68 entra in crisi, arriva un po' a un impasse, a un blocco. E fu proprio il movimento operaio che intanto riprese le contestazioni davanti alle fabbriche, davanti ai centri più industrializzati dell'Italia dell'epoca. Quindi fu proprio il movimento operaio che tirò fuori dalla crisi gli studenti e li riorientò, dando loro prospettive e strategie più radicali, ecco. Quindi gli studenti capiscono che l'unico potere alternativo alla classe lavoratrice, alternativo al capitale, è quello dato dal potere della classe lavoratrice. E quindi studenti, insegnanti, operai, dobbiamo portare tutte le stesse rivendicazioni. E volevo concludere con una frase molto celebre che sicuramente molti conosceranno già, tratta dal giornale, dal quotidiano, dal neonato quotidiano comunista L'Ordine Nuovo del 1919 di Gramsci. Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza, agitatevi perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo, organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la vostra forza. E mi sembrava molto, molto adatta a questo tipo di assemblea, e che è comunque un passo avanti per la nostra formazione e soprattutto per i giovani studenti che si stanno avvicinando alla nostra organizzazione e che noi accogliamo molto volentieri. E niente, quindi un saluto dalla sezione di Reggio Emilia. Grazie mille per l'intervento e per il saluto. Adesso è il turno di Margherita da Parma, e il successivo sarà Davide, sempre da Parma. Ci sono? Non so se ci sono. Sentiamo dell'audio debole e non vediamo il video. Vabbè, almeno se mi sentite può essere già qualcosa. Si sente, Chiara? Sì, si sente. Ok, vabbè, vedi l'immagine dell'assemblea dei compagni, se non mi vedete non è fondamentale, insomma. Aspetta, forse c'è la connessione debole. Ecco. Okay. Adesso ti vediamo. Ok, ciao compagni. Ah, intanto grazie per l'invito, penso che sia molto utile che studenti e lavoratori in questo momento in cui la scuola vive una fase così devastante possano confrontarsi e anche mettere assieme un po'
i ragionamenti. I dati che dava Noemi sono dati molto molto utili, che ci danno il quadro di quello che è la situazione oggi. Ne aggiungo altri perché penso che aiutino a capire in quale contesto si stia studiando e si stia lavorando. Mancano ad oggi, rispetto diciamo a quello che servirebbe per garantire l'ABC della sicurezza, 36.555 aule per garantire più spazi. 548.827 sono gli studenti che non hanno postazioni adeguate, 215.000 sono i posti e le cattedre ancora da assegnare, 30.000 sono le unità che mancano tra il personale ATA, cioè tra collaboratori amministrativi e personale ausiliario, ovvero i collaboratori scolastici. Questo unito al disastro delle graduatorie, che sta molto anche diciamo dando da fare a chi in negli uffici sta provando diciamo a costruire e a comporre gli organici. Anche su questo il governo è riuscito a fare enormi disastri, e intanto famigerati banchi di cui l'azione ha parlato tutta l'estate, sostanzialmente ne sono arrivati un terzo, sostanzialmente di 2,5 milioni che le scuole hanno richiesto, ne sono arrivati 500.000. Dall'inizio della ripresa, diciamo, dell'attività in presenza, sono stati assunti soltanto 19.000 insegnanti su 84.000 di ruolo e soltanto 9.000 rotti personale ATA su 30.000 di organico di diritto e di fatto. Parliamo quindi del 22% di copertura del corpo docente e del 38% del personale ATA. Non do altri numeri perché bastano questi per capire qual è il contesto nel quale siamo tornati a scuola. Un impatto molto complesso per gli studenti e devastante per i lavoratori, perché questa riorganizzazione, che riorganizzazione non è stata, ha compromesso diciamo le condizioni di lavoro. Siamo tornati a scuola peggio di come l'avevamo lasciate, sostanzialmente con un organico depotenziato e con un carico di lavoro che a tutti i livelli è triplicato. I docenti sono obbligati diciamo oltre a garantire diciamo l'ordinario, anche alle misurazioni della febbre e insieme ai collaboratori alla gestione dei bambini o degli studenti ammalati. Il personale amministrativo è ingolfato da tutto quello che è la gestione in questa fase caotica, e il personale scolastico ha dei mansionari che diciamo leggerli potrebbe essere molto interessante, perché i regolamenti di istituto da un lato, che come sapete con l'autonomia scolastica ogni scuola ha il suo e decide cosa vuole fare, insieme diciamo ai mansionari sono diventati una roba assolutamente allucinante. Le mansioni che prima venivano svolte nell'arco di 7 ore lavorative, per darvi un quadro e per darvi un'idea, oggi devono essere fatte in un turno almeno 3 volte. Si esige da questo settore diciamo dei lavoratori della scuola una sorveglianza molto puntuale. Si esige la pulizia e la sanificazione degli strumenti delle palestre, per esempio ad ogni cambio di classe, quindi ad ogni cambio di ora. Si esige la sanificazione dei bagni e di tutti gli spazi comuni, corridoi, teatri, aula magna, tutto quello diciamo che sono gli spazi comuni di una scuola, diciamo almeno 3 volte, come dicevo prima, oltre diciamo a tutta la gestione ordinaria, che sono fotocopie, rilevazione dei pasti e tutto quello che diciamo riguarda già l'ordinario mansionario. Tutto questo avviene in un contesto di estremo controllo, di estremo diciamo elemento di quasi ossessivo di controllo da parte dei dirigenti scolastici rispetto agli insegnanti e dei DSGA rispetto al personale ATA, con dei blitz sui piani. Si registrano tanti casi di lavoratori che iniziano a lamentarsi del livello diciamo di controllo e anche il livello di oppressione da un certo punto di vista rispetto diciamo al controllo dei mansionari, rispetto al controllo di quello che viene fatto e non viene fatto e quando viene fatto, oltre diciamo a la necessità che abbiamo dai nuovi mansionari di compilare anche delle schede che ci vengono fornite dall'INAIL, che è l'associazione nazionale che si occupa degli infortuni sul lavoro, che vanno compilate regolarmente per dire cosa puliamo, come sanifichiamo, quanto sanifichiamo, con nome, cognome e data. E questa cosa è oggetto di enorme stress per i lavoratori, perché non solo si viene puntualmente diciamo controllati su quello, e siamo soggetti anche diciamo a dei controlli esterni oltre che interni, ma la non compilazione di quelle cose unite a casi specifici di studenti che possono
avere dei sintomi riconducibili al Covid fanno rischiare a questo settore di lavoratori anche delle sanzioni, e addirittura se si riscontra caso di malattia a scuola e si dimostra che non viene fatta una mansione in un certo modo, e questo può succedere in un contesto di enorme pressione e di sottorganico, perché tutto questo viene chiesto, diciamo, a questo settore in un contesto in cui si è uno per piano con almeno 10 classi da gestire e da, diciamo, da dividersi assieme al personale docente. Se questo viene dimostrato, si rischia addirittura una sanzione di carattere, cioè una denuncia di carattere penale. Quindi, nonostante siano i dirigenti ad essere, diciamo, gli accentratori e i responsabili Covid di ogni scuola, loro con il loro middle management, cioè con il loro comitato, diciamo, di responsabili e di ausiliari, nei fatti i docenti devono gestire questa patata bollente, che poi a loro volta devono gestire insieme al personale ausiliario, che alla fine sostituisce l'infermeria e sostituisce, diciamo, una figura sanitaria nella scuola, cioè l'idea che appunto va monitorato lo studente in difficoltà o che ha dei problemi di salute fino all'arrivo dei genitori, non garantendo la sicurezza, perché non c'è nessuna formazione nemmeno a riguardo, chiaramente, perché non siamo tenuti neanche ad averla quella formazione, garantendo nessuna sicurezza né per gli studenti, in questo caso, neanche per i lavoratori. Tutto questo avviene, e vado velocemente perché non voglio togliere molto tempo alla discussione, in un contesto in cui il governo fa un altro capolavoro, ovvero annuncia il contingente Covid, ovvero un esercito di 70.000 precari tra personale docente e ATA, che dovrebbe potenziare gli organici che già di per sé, appunto, come spiegavano anche i compagni prima di me, sono ridotti all'osso. Questo dimostra che non solo c'è bisogno di gente, emergenza o non gente o no, ma addirittura che in questa fase straordinaria si sta provando a raschiare il fondo del barile rispetto, diciamo, a le condizioni, i carichi e i diritti dei lavoratori, e se si può si fa anche peggio, e con il contingente Covid si cerca di fare anche peggio, perché questi lavoratori subiscono un enorme ricatto perché sono più precari dei precari, cioè vengono assunti dalle scuole solo fino alla fine dell'attività didattica, e questo può significare giugno, ma può significare, come spiegava Noemi prima, anche molto prima, visto che i casi stanno cominciando ad aumentare e iniziano ad esserci anche veri e propri focolai in alcune scuole, tipo nel veneziano c'è già un focolaio di 7 studenti ammalati. Questi lavoratori vengono presi alla bisogna, cioè vengono assunti quando non servono più, vengono licenziati senza indennizzo, senza diritto di ammortizzatori, senza diritto alla disoccupazione. Questo sta creando un ulteriore caos e un ulteriore livello di tensione e di incazzatura tra i lavoratori della scuola. Questo è il quadro in un contesto molto autoritario, di enorme controllo, dove i dirigenti molto spesso al minimo elemento di malcontento o di richiesta dei lavoratori, anche banale, che può essere un permesso personale o qualsiasi cosa banale che un lavoratore di solito chieda all'interno di una scuola, risponde con la minaccia dei provvedimenti disciplinari. Quindi questo, diciamo, è il quadro dove non soltanto aumenta il carico di lavoro, ma dove appunto nemmeno l'ABC della democrazia e della richiesta che un lavoratore può fare o di avere un confronto sostanzialmente viene assolutamente a mancare, tant'è che appunto proprio per evitare assembramenti eccetera eccetera si evitano anche tutti i tipi di assemblea, dal collegio docenti men che mai le assemblee sindacali e momenti in cui i lavoratori possono confrontarsi e discutere. E su questo concentro l'ultimo minuto. Io penso e dicevano bene i compagni che le priorità alla scuola, questo comitato che ha messo insieme comitati studenteschi e anche organizzazioni sindacali, abbia una piattaforma che noi chiaramente condividiamo perché risponde alle necessità che la scuola ha oggi, ma credo che il 26 è stata una giornata interessante, importante, ma debba essere l'inizio di un percorso che metta al centro anche il punto di vista dei lavoratori, che poi sono decisivi, come abbiamo visto anche durante il lockdown. I lavoratori con i loro strumenti di lotta e con lo sciopero sostanzialmente possono imporre il loro punto di vista e possono anche ottenere delle vittorie, nel caso di lockdown come abbiamo visto nel giorno di marzo in maniera parziale, ma è comunque un elemento importante. E noi dobbiamo lanciare oggi la rivendicazione dello sciopero, perché intanto non possiamo pensare che deleghiamo a questo governo che niente ha fatto e niente farà appunto la soluzione di quello che è la scuola e le condizioni di studio e di lavoro oggi, ma perché appunto sono i lavoratori
lavoratori che possono e devono decidere, e lo sciopero però deve essere anche un elemento di costruzione della mobilitazione, cioè non un punto di arrivo, ma un punto, diciamo, di partenza, evitando, come in passato è stato anche a giugno, per esempio, ne abbiamo già discusso, scioperi di testimonianza che la stessa FLC ha promosso, la stessa CGIL ha promosso, ma fare in modo che uno sciopero possa incalzare da questo punto di vista le organizzazioni sindacali, perché uno sciopero possa essere non solo l'inizio di un percorso e quindi, diciamo, contrapporre all'autoritarismo il punto di vista nostro insieme a quello degli studenti, ma che possa anche allargare la partecipazione, che possa porre la questione della democrazia nelle scuole, della partecipazione, delle assemblee, dei momenti di confronto per costruire un'alternativa ed una piattaforma valida che tenga conto appunto delle esigenze, delle necessità dei lavoratori e della scuola, e penso che la saldatura con gli studenti sia decisiva in questa fase. Proprio su questo il 9 faremo un'assemblea, il 9 ottobre, quindi il prossimo venerdì, riuniremo una commissione di settore dei lavoratori della scuola, quindi faremo un'assemblea di carattere più puramente sindacale, alla quale chiaramente vi invitiamo anche per ascoltare e per unire questi due fronti, e perché pensiamo che dobbiamo affinare la nostra piattaforma anche su questa questione qua, per poter costruire e porci l'obiettivo che questa consapevolezza, cioè la consapevolezza della nostra potenzialità come lavoratori, come classe, unita alle esigenze e alle istanze dei giovani oggi, siano, diciamo, il punto decisivo e anche, diciamo, il punto di consapevolezza per le battaglie che ci aspettano nel breve e medio periodo. Grazie. Grazie mille. È il turno di Davide da Parma e si prepara invece Rosa da Pisa per il prossimo intervento. Ok, spero mi sentiate. Ti sentiamo. Perfetto, sono Davide Calandruccio della sezione di Parma, frequento il secondo anno del liceo classico Romagnosi. E quello sono ovviamente di Sinistra Classe Rivoluzione. Oggi in questa assemblea, come il 25 in piazza o anche già dalla prima, l'assemblea del 2 maggio, quella da cui è nato anche il collettivo, sono sorte tante proposte, tante buone idee, e in molti si sono chiesti: ma tutte queste idee con che soldi potrebbero essere fatte? Ebbene, io vi rispondo che i soldi ci sono. Dipende da come vengono usati. Vi do un dato. Solo quest'anno, nel 2020, sono stati versati alla NATO ben 7 miliardi di euro. Mentre alla scuola ne sono stati dati appena 1,5. Alla FCA, che è la Fiat che adesso ha delocalizzato in Olanda, sono stati dati 6,3 miliardi di euro. In tutto arriviamo quasi a 14 miliardi di euro. E a questa domanda, a questi dati, dobbiamo porci un dubbio. Ma questi soldi, perché vengono date a delle società, a delle organizzazioni a cui non dovremmo neanche aderire? Ecco, vi lascio col dubbio, perché nessuno lo sa, al di fuori dei grandi capitalisti, del governo e dei politici. Un'altra cosa, un altro problema che c'è nella mia scuola, ma penso nelle scuole di tutti, è la mancanza di una democrazia interna. Ormai con l'autonomia scolastica, in questi ultimi anni sempre di più, e la questione Covid è stata proprio il top, i presidi hanno ottenuto un potere assurdo, senza possibilità di andare contro di loro. Ecco, per questo, come già prima è stato detto, bisognerebbe creare dei comitati con studenti, insegnanti e delegati sindacali, in modo tale da poter bloccare delle iniziative che non sono a norma per il Covid o meno, ma soprattutto per evitare che i presidi facciano quello che vogliono. Perché questo è un grande problema. Nella mia scuola, per dire, le assemblee sono state tolte, o almeno non ce n'è ancora stato parlato di assemblee. Assemblee che sono state guadagnate con settimane di occupazione nelle scuole. Per contrastare tutto questo, sicuramente noi adesso possiamo fare poco, ma dobbiamo ingrandirci, dobbiamo creare dei collettivi nelle nostre scuole. Alto o meno, ma comunque sensibilizzare ogni studente, ogni singolo studente, insegnanti, personale ATA, a questi temi,
perché sono importanti. L'istruzione non è solo un diritto, l'istruzione è anche un dovere. Va bene, ho finito. Un saluto dalla sezione di Parma. Salutate. Grazie per l'intervento e per i saluti. È il turno di Rosa da Pisa e l'intervento successivo sarà Stefano da Milano. Buongiorno, allora sono Rosa da Pisa, faccio sinistra, classe di evoluzione da qualche mese, basta. Allora, volevo parlarvi del ruolo che hanno le organizzazioni studentesche attualmente, facendo riferimento a una delle organizzazioni studentesche più popolate e conosciute, ovvero la Rete degli Studenti, di cui ho fatto e faccio parte attualmente, notando delle chiare contraddizioni all'interno. Però c'è da farci una domanda prima. Perché c'è bisogno di una posizione rivoluzionaria rispetto alla società, di conseguenza alla scuola? Adesso con la società capitalista non riusciremo mai a ottenere i nostri diritti scolastici, quali università gratuiti, libri di testo gratuiti e le rivendicazioni che portiamo avanti ormai da anni. Nella mia esperienza, gli attuali sindacati studenteschi trovano una chiave di pensiero riformista e non rivoluzionaria. Tuttavia ci sono degli studenti all'interno che hanno delle idee rivoluzionarie rispetto alla società. Non sto dicendo che sono sbagliate le idee dei ragazzi, ovviamente. Per prima è sbagliato l'approccio che hanno i sindacati rispetto agli studenti. La dirigenza di queste organizzazioni studentesche limita i pensieri, porta gli studenti a un pensiero di sinistra riformista che è assolutamente di intralcio alla rivoluzione. Talvolta parlano di questa come fosse un'utopia, cosa che assolutamente non è. Parlando di una mia esperienza, ad un'assemblea congiunta di Rete Pisa, Udu Pisa e Udu Firenze, ho notato come i dirigenti avessero una posizione diversa rispetto al resto dell'assemblea, di come quindi i rappresentanti e i membri dell'esecutivo, diciamo, la maggior parte delle volte non rappresentano la massa del resto dell'assemblea, distaccandosi dall'idea generale. Ma noto anche che i ragazzi non se ne rendono conto di questo fatto, ignorandolo e imboccando una strada di un'organizzazione sulla falsa riga rivoluzionaria. Le organizzazioni studentesche si basano solo sulla scuola e questa è una cosa sbagliata, non puoi basarti solo sulla scuola. È difficile avere una svolta rivoluzionaria senza la collaborazione tra studenti e lavoratori. I ragazzi in queste organizzazioni vogliono effettivamente fare qualcosa di rivoluzionario, però poi le posizioni più alte, coordinatori, membri dell'esecutivo, eccetera, li trattengono. Se vuoi fare una rivoluzione in una società dove c'è la lotta di classe tra proletariato e borghesia, ti devi appoggiare al proletariato, devi riuscire ad avere la classe operaia in sé come soggetto rivoluzionario. Ed è un bisogno a livello oggettivo, non puoi fare una rivoluzione se non hai in mano il potere economico. Il lavoro giovanile è importantissimo, ma se isolato non porta veramente a nulla. Dato che la scuola fa parte di una sovrastruttura, va cambiata prima la struttura. Qual è il punto? Le organizzazioni studentesche limitano le prospettive di cambiamento esclusivamente alla scuola, cosa sbagliata. Per avere i nostri diritti scolastici c'è bisogno di una stretta collaborazione tra studenti e lavoratori. Le lotte per i diritti scolastici e la lotta dei lavoratori devono andare di pari passo per il raggiungimento dell'obiettivo. Non si può raggiungere gli obiettivi degli studenti se non lottiamo insieme ai lavoratori. La lotta è la stessa, ovvero il cambiamento di questa società capitalista che ci opprime ormai da 2 secoli. Opprime gli studenti e i lavoratori come classe del proletariato. Limita i nostri diritti e ci toglie le idee rivoluzionarie di cui abbiamo bisogno. Noi studenti e lavoratori dobbiamo quindi lottare insieme per il raggiungimento dello stesso obiettivo. Ho fatto. Okay. Grazie Rosa, è il turno di Stefano e si prepara invece Salvatore da Caserta. Ciao a tutti, sono Stefano del Liceo Volta Milano. E ho preparato questo intervento perché voglio mettere in risalto la situazione dei mezzi pubblici in Italia, che sono un aspetto che è strettamente collegato alla vita degli studenti.
Infatti, la maggior parte di noi utilizza per andare a scuola un mezzo come il bus, la metro, il treno. Già prima della pandemia il trasporto pubblico era caratterizzato da varie problematiche. Tutti un po' le conosciamo, per esempio cito i mezzi obsoleti, i malfunzionamenti, la scarsezza delle corse o i ritardi. C'è però poi un problema particolare che prima era già fonte di disagio, ma nel contesto dell'epidemia in corso diventa proprio un fattore gravissimo di rischio sanitario. E sto parlando del fatto che i mezzi pubblici sono abitualmente strapieni. Ora, si capisce facilmente come uno studente possa essere su questi mezzi facilmente contagiato mentre si sta recando a scuola. Poi appunto lo studente passa il virus ai familiari e alla classe, il tutto prima che possa essere identificato e isolato. In un contesto così problematico, insomma, era necessario annunciare almeno un serio programma di investimenti per risanare i trasporti pubblici. Il governo però non ha fatto nulla di tutto ciò. Invece, per mascherare la totale inadeguatezza del trasporto pubblico, ha introdotto delle regole assurde e ridicole, come ad esempio impostare la capienza massima dei bus all'80%, che però sale al 100% per le tratte inferiori a 15 minuti, come se il virus iniziasse il contagio dopo aspettando un quarto d'ora. Queste regole prescindono dalle più basilari norme sanitarie di sicurezza, dato che non permettono di mantenere nemmeno il distanziamento di un metro. Gli esperti del settore, infatti, calcolavano che per rendere i mezzi pubblici dei posti sicuri, la capienza massima dovrebbe essere del 20-30%. Poi un punto importante è che il problema dei mezzi pubblici non si manifesta in egual modo in tutte le zone d'Italia. Grazie a un lavoro di un compagno del Sud, sui social abbiamo un post in cui si denuncia il livello disastroso dei trasporti appunto nel meridione. Lì la situazione dei mezzi pubblici è talmente disastrosa lo Stato è talmente noncurante della situazione che si è sviluppato proprio un sistema informale di trasporti in cui delle persone si dotano di automobili o di piccoli bus e trasportano a scuola appunto gli studenti. I prezzi poi di queste cose sono molto elevati, vanno dai 50 ai 70 euro al mese, però le famiglie sono costrette a pagarli comunque, perché non ci sono delle alternative. Ecco, poi inutile dire che questi mezzi effettivamente non sono privi di controlli e appunto di precise norme di sicurezza. Poi appunto con la pandemia attuale la situazione si complica ulteriormente, dato che appunto ci sono degli autisti che ignorano le norme sanitarie e continuano a trasportare fino a 20-30 studenti a scuola, stipandoli in degli spazi minuscoli. Appunto, ciò però non accadrebbe se lo Stato fosse presente e garantisse un servizio adeguato. In tutto questo contesto non è la prima volta che chiediamo investimenti sul trasporto pubblico. Nel dibattito sulla crisi ambientale, infatti, di cui penso che altri parleranno meglio in questa assemblea, già chiedevamo un potenziamento del trasporto pubblico per fornire una valida alternativa all'uso dell'automobile, che è un mezzo effettivamente inquinante, costoso e poco sostenibile. Per questo motivo
è importante anche la rivendicazione di rendere il trasporto pubblico gratuito. Questo innanzitutto risarcirebbe coloro che utilizzano un trasporto scadente e poi comunque permetterebbe di far sostenere alla collettività il prezzo dei costi di mantenimento dei mezzi. E il problema però, il punto, è che nel capitalismo, anche in tempi di crisi ambientale e sanitaria, dei trasporti pubblici di qualità, dato che ciò appunto innanzitutto richiederebbe dei grandi investimenti e poi appunto va a scontrarsi con gli interessi dei colossi dell'automobile oppure del petrolio. E appunto nel capitalismo però invece c'è spazio, c'è sempre spazio quando si tratta di fare profitto sui trasporti pubblici o su qualunque altro servizio importante. Un esempio di ciò sono le compagnie private che sono pagate dallo Stato per gestire i trasporti. A parità di fondi ricevuti, queste compagnie però offrono un servizio peggiore delle compagnie statali, poiché appunto il loro unico interesse sta nel massimizzare i profitti e non nel garantire un servizio dignitoso. Noi rivendichiamo che queste compagnie siano nazionalizzate e poste sotto il controllo di comitati formati da lavoratori e studenti. Questo ho finito. Grazie Stefano. È il turno di Salvatore da... da Caserta. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, ma... Oh. Ecco. Tutto... Va bene, posso andare? Vai. Ok, perfetto. Allora, mi presento, sono Salvatore Maietta, vengo da Caserta e faccio il quarto anno di un liceo artistico e milito in Sinistra Classe Rivoluzione da un annetto circa, poco più. Allora, come moltissimi esperti del settore stanno concordando sempre di più, il Covid, l'insorgere della pandemia, non è altro che una diretta conseguenza di quello che è in effetti il cambiamento climatico. Cambiamento climatico che da anni e anni, da molto prima che venisse apertamente denunciato, accorgerci i primi mesi conto di tutto questo. Riusciti a convocare una piazza in parte molto modesta che contava una cinquantina di giovani. L'esperienza però è stata formativa da tutti i punti di vista e ci ha lasciato diverse riflessioni che possono essere portate soprattutto in un dibattito come quello di oggi. Importanti da riportare perché come protagonista principale vedono esattamente il... Mi tolgo la mascherina che tanto... sono distanziati, che hanno visto come protagonista principale il collettivo, ovvero l'organismo di azione studentesca principale per eccellenza in mano ai giovani che noi appunto come coordinamento ci impegniamo a costruire. Un elemento importante nell'analisi per esempio di quella che è stata la nostra attività a Modena è che le scuole a Modena come anche in altre città rappresentano il perfetto esempio di scuola che ancora oggi si regge in piedi. Infatti, tranne nel caso di una scuola, vi sono banchi ed aule per tutti, le mascherine e il gel non mancano. Ci sarà, parlo ovviamente di situazione relativa, un massimo di 3 studenti positivi nelle scuole principali. Comunque, esatto, una situazione che si regge in piedi. Inoltre, un altro fattore importante nell'analisi è il fatto che molti degli studenti che abbiamo avvicinato attraverso la nostra attività nelle scuole, attraverso per esempio il nostro volantinaggio, guardavano addirittura di buon occhio alla didattica a distanza. E questo è comprensibile perché noi sappiamo...
vediamo che per gli studenti che non hanno avuto alcun tipo di limitazione economica, che hanno avuto abbastanza computer, abbastanza spazio, hanno avuto una connessione internet stabile, ecco, loro guardano la didattica a distanza, l'hanno vista, ecco, come una possibilità di potersi alzare più tardi, oppure la possibilità di poter spacciare la propria pigrizia per un problema di connessione. Comunque c'è anche tutto l'apprezzamento del tempo perso tra una lezione e l'altra, in generale la maggiore libertà che è presente appunto durante le ore di lezione. E queste persone, per esempio, ci hanno guardato un po' col malocchio, perché non si rivedevano, ad esempio, nel nostro primo, la nostra prima rivendicazione, che è quella di dire no alla didattica a distanza. E secondo me una cosa importante da chiarire, cioè due cose importanti da chiarire sono queste. Innanzitutto, quelli che possono sembrare come privilegi della didattica a distanza, in ultima istanza, sono ostacoli all'istruzione. Banalmente, la perdita di tempo nelle lezioni si traduce in ultima istanza da una parte di mancanza di tempo di insegnamento e di conseguenza dell'apprendimento, e si traduce dunque in una maggiore mole di lavoro assegnato da appunto svolgere in casa per cercare di raggiungere il minimo, che è già un minimo, di programma scolastico prestabilito. Di conseguenza essa non permette neanche di raggiungere letteralmente lo scopo della scuola in sé, quello di formarci in quanto individui pensanti. La seconda questione da chiarire rientra, diciamo, in un discorso più ampio, ovvero noi siamo parte di una società, noi viviamo una società e dunque il nostro benessere e in parte anche il nostro malessere dipende da essa. Quindi nessuna delle persone che effettivamente si è trovato nella didattica a distanza senza mezzi ha effettivamente scelto di trovarsi in quella situazione. Questo significa anche che chiunque di noi si sarebbe potuto trovare in quella condizione. Ecco perché il discorso del non lotto perché non mi riguarda non regge assolutamente. E ci riguarda esattamente perché riguarda la società, riguarda parte della società di cui noi siamo parte. Poi, per la questione di non capire l'importanza della lotta, noi disponiamo del vantaggio della storia. Noi possiamo guardare ai paesi che hanno aperto prima di noi e farci almeno un'idea di come si sta sviluppando la situazione e di cosa ci aspetta. L'esempio francese, dove allo scoppio dei contagi, alla riapertura della scuola c'è stato lo scoppio dei contagi, e piuttosto che cercare di garantire la sicurezza all'interno delle mura scolastiche, hanno optato per il dimezzamento del periodo di quarantena, giusto per essere un po' più sicuri, no? E non solo, adesso non sono più necessari tre positivi, cioè non è più necessario un solo positivo per chiudere la classe, ma ne sono necessari addirittura tre. E a Padova si è replicata la stessa scena, quindi stiamo proprio seguendo questa strada, che appunto con l'avanzare del tempo peggiora soltanto. E un elemento importante per quanto riguarda la lotta, che abbiamo visto per esempio alla manifestazione del 25, è la natura degli interventi. Per esempio, gli studenti partivano dalla propria esperienza per arrivare tutti alla stessa conclusione, ovvero che non si può pensare a un piano per salvare la scuola, per salvaguardare la sicurezza nelle scuole, senza mettere in discussione il sistema capitalistico che sta alla base della nostra società, che appunto perché? Perché la scuola, in quanto non produttrice di profitti, è completamente lasciata allo sbaraglio, è completamente abbandonata, non è una priorità. Ed è per questo che noi, protagonisti della scuola, noi studenti, ma non solo, anche insegnanti, personale ATA, dobbiamo organizzarci da noi, cioè trovare il modo di organizzarci. E questo dell'assemblea, ma comunque tutta l'attività che portiamo avanti in quanto coordinamento, è letteralmente, ripeto, è il primo passo pratico. Quindi sì, condurre una battaglia insieme a insegnanti e personale, in quanto protagonisti della scuola, prima di tutto, per rivendicare il nostro diritto alla sicurezza a scuola e più in generale il diritto a una vita in una società privata del vincolo del profitto. Grazie. Grazie mille, Hans. Adesso è il turno di Ilaria da Varese. Devo smuotare io. Ok,
Ilaria non c'è, allora passo al prossimo che è Leonardo da Reggio. Ecco qua. Ciao a tutti, compagni. Si sente? Sì, sì, ti sentiamo. Senti, ok. Io sono Leonardo Ferrigno, faccio il quinto anno del liceo Moro Scientifico di Reggio Emilia e sono da un paio di anni in Sinistra Classe Rivoluzione. Allora, compagni e studenti, io volevo osservare come con il passare del tempo la nostra possibilità di tenere assemblee studentesche negli istituti sia diminuita davvero drasticamente e soprattutto con le norme anti-Covid, queste nuove norme nella scuola, questo diritto è stato completamente abolito. Diciamo che per noi studenti del terzo millennio queste assemblee sembrerebbero qualcosa di naturale, qualcosa di giusto, di normale, ma non fu sempre così nel corso della storia. E questo diritto fondamentale, come molti altri, nelle scuole italiane prima del 1968 non c'era, non era presente. Ed è proprio grazie alle lotte studentesche di quegli anni che si sono conquistati numerosi diritti nell'ambito scolastico, e primo fra tutti proprio quello di avere la possibilità di organizzare assemblee autogestite, che sono la forma di democrazia più diretta e più radicale, dove si possono fare scambi di opinioni politiche e dibattiti. Ecco. Invece prima del 1968 la scuola era molto diversa, la scuola e l'università. Era una scuola elitaria, selettiva, autoritaria, radicale e reazionaria, ovviamente. E, ad esempio, non erano garantite le borse di studio, no? E ovviamente i più colpiti erano i figli dei lavoratori, dei ceti meno abbienti, che magari anche se dotati di capacità non potevano permettersi di pagare il corso degli studi. Ecco. E quindi in questi anni miliardi di liceali e di universitari si organizzano e scendono in piazza in tutta Italia, ma anche in tutta Europa, e per rivendicare proprio una scuola più giusta, più equa, più selettiva, più alla portata di tutti. E quindi ora noi non dobbiamo vanificare queste lotte, anche le botte che presero i giovani manifestanti in quegli anni, perché la reazione dello Stato nei confronti dei sessantottini fu proprio l'avvio di una repressione poliziesca molto molto dura e senza precedenti nella nuova Repubblica Italiana. Ecco. Quindi oggi proprio è necessaria la creazione di collettivi, di dibattiti politici in ogni liceo, e proprio rivendicare, come già stato detto, quello che ci è stato tolto e quello che è stato tagliato, e trovare ovviamente appoggio tra i lavoratori, in particolare tra gli insegnanti e tra il personale scolastico, con cui noi conviviamo ogni giorno 5-6 ore giornaliere praticamente della nostra vita da studenti. Infatti sempre l'esperienza del 1968 ci insegna come sia stata importante la coalizione tra studenti e lavoratori. Infatti vediamo che dopo mesi e mesi di proteste il movimento studentesco alla fine dell'anno 68 entra in crisi, arriva un po' a un impasse, a un blocco. E fu proprio il movimento operaio che intanto riprese le contestazioni davanti alle fabbriche, davanti
ai centri più industrializzati dell'Italia dell'epoca. Quindi fu proprio il movimento operaio che tirò fuori dalla crisi gli studenti e li riorientò, dando loro prospettive e strategie più radicali. Ecco. Quindi gli studenti capiscono che l'unico potere alternativo alla classe lavoratrice, alternativo al capitale, è quello dato dal potere della classe lavoratrice. E quindi studenti, insegnanti, operai, dobbiamo portare tutte le stesse rivendicazioni. E volevo concludere con una frase molto celebre che sicuramente molti conosceranno già, tratta dal giornale, dal quotidiano, dal neonato quotidiano comunista L'Ordine Nuovo del 1919 di Gramsci. Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza, agitatevi perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo, organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la vostra forza. E mi sembrava molto, molto adatta a questo tipo di assemblea, che è comunque un passo avanti per la nostra formazione e soprattutto per i giovani studenti che si stanno avvicinando alla nostra organizzazione e che noi accogliamo molto volentieri. E niente, quindi un saluto dalla sezione di Reggio Emilia. Grazie mille per l'intervento e per il saluto. Adesso è il turno di Margherita da Parma e il successivo sarà Davide, sempre da Parma. Bravo. Ci sono? Non so se ci sono. Sentiamo dell'audio debole e non vediamo il video. Vabbè, almeno se mi sentite può essere già qualcosa. Si sente, Chiara? Sì, si sente. Ok, vabbè, vedi l'immagine dell'assemblea dei compagni, se non mi vedete non è fondamentale, insomma. Aspetta, forse c'è la connessione debole. Penso... Ecco, okay. Adesso ti vediamo. Ok, ciao compagni. Ah, intanto grazie per l'invito, penso che sia molto utile che studenti e lavoratori in questo momento in cui la scuola vive una fase così devastante possano confrontarsi e anche mettere assieme un po' i ragionamenti. I dati che dava Noemi sono dati molto molto utili, che ci danno il quadro di quello che è la situazione oggi. Ne aggiungo altri perché penso che aiutino a capire in quale contesto si stia studiando e si stia lavorando. Mancano ad oggi, rispetto diciamo a quello che servirebbe per garantire l'ABC della sicurezza, 36.555 aule per garantire più spazi. 548.827 sono gli studenti che non hanno postazioni adeguate. 215.000 sono i posti e le cattedre ancora da assegnare, 30.000 sono le unità che mancano tra il personale ATA, cioè tra collaboratori amministrativi e personale ausiliario, ovvero i collaboratori scolastici. Questo unito al disastro delle graduatorie che sta molto anche diciamo dando da fare a chi negli uffici sta provando diciamo a costruire e a comporre gli organici. Anche su questo il governo è riuscito a fare enormi disastri. E i tanto famigerati banchi di cui l'Azzolina ha parlato tutta l'estate sostanzialmente ne sono arrivati un terzo sostanzialmente, di 2.5 milioni che le scuole hanno richiesto ne sono arrivati 500.000. Dall'inizio della ripresa diciamo dell'attività in presenza sono stati assunti soltanto 19.000 insegnanti su 84.000 di ruolo e soltanto 9.000 rotti personale ATA su 30.000 di organico di diritto e di fatto. Parliamo quindi del 22% di copertura del corpo docente e del 38% del personale ATA. Non do altri numeri perché bastano questi per capire qual è il contesto nel quale siamo tornati
a scuola, un impatto molto complesso per gli studenti e devastante per i lavoratori, perché questa riorganizzazione, che riorganizzazione non è stata, ha compromesso diciamo le condizioni di lavoro. Siamo tornati a scuola peggio di come l'avevamo lasciate, sostanzialmente, con un organico depotenziato e con un carico di lavoro che a tutti i livelli è triplicato. I docenti sono obbligati, diciamo, oltre a garantire, diciamo, l'ordinario, anche alle misurazioni della febbre e insieme ai collaboratori alla gestione dei bambini o degli studenti ammalati. Il personale amministrativo è ingolfato da tutto quello che è la gestione in questa fase caotica, e il personale scolastico ha dei mansionari che, diciamo, leggerli potrebbe essere molto interessante, perché i regolamenti d'istituto da un lato, che come sapete con l'autonomia scolastica ogni scuola c'ha il suo e decide cosa vuole fare, insieme, diciamo, ai mansionari sono diventati una roba assolutamente allucinante. Le mansioni che prima venivano svolte nell'arco di 7 ore lavorative, per darvi un quadro e per darvi un'idea, oggi devono essere fatte in un turno almeno 3 volte. Si esige da questo settore, diciamo, dei lavoratori della scuola una sorveglianza molto puntuale. Si esige la pulizia e la sanificazione degli strumenti delle palestre, per esempio, ad ogni cambio di classe, quindi ad ogni cambio di ora. Si esige la sanificazione dei bagni e di tutti gli spazi comuni, corridoi, teatri, aula magna, tutto quello, diciamo, che sono gli spazi comuni di una scuola, diciamo, almeno 3 volte, come dicevo prima, oltre, diciamo, a tutta la gestione ordinaria, che sono fotocopie, rilevazione dei pasti e tutto quello che, diciamo, riguarda già l'ordinario mansionario. Tutto questo avviene in un contesto di estremo controllo, di estremo, diciamo, elemento di quasi ossessivo di controllo da parte dei dirigenti scolastici rispetto agli insegnanti e dei DSGA rispetto al personale ATA, con dei blitz sui piani. Si registrano tanti casi di lavoratori che iniziano a lamentarsi del livello, diciamo, di controllo e anche il livello di oppressione da un certo punto di vista rispetto, diciamo, al controllo dei mansionari, rispetto al controllo di quello che viene fatto e non viene fatto e quando viene fatto, oltre, diciamo, a la necessità che abbiamo dai nuovi mansionari di compilare anche delle schede che ci vengono fornite dall'INAIL, che è l'associazione nazionale che si occupa degli infortuni sul lavoro, che vanno compilate regolarmente per dire cosa puliamo, come sanifichiamo, quanto sanifichiamo, con nome, cognome e data. Questa cosa è oggetto di enorme stress per i lavoratori, perché non solo si viene puntualmente, diciamo, controllati su quello, e siamo soggetti anche, diciamo, a dei controlli esterni oltre che interni, ma la non compilazione di quelle cose, unite a casi specifici di studenti che possono avere dei sintomi riconducibili al Covid, fanno rischiare a questo settore di lavoratori anche delle sanzioni, e addirittura se si riscontra caso di malattia a scuola e si dimostra che non viene fatta una mansione in un certo modo, e questo può succedere in un contesto di enorme pressione e di sottorganico, perché tutto questo viene chiesto, diciamo, a questo settore in un contesto in cui si è uno per piano con almeno 10 classi da gestire e da, diciamo, da dividersi assieme al personale docente. Se questo viene dimostrato, si rischia addirittura una sanzione di carattere, cioè una denuncia di carattere penale. Quindi, nonostante siano i dirigenti ad essere, diciamo, gli accentratori e i responsabili Covid di ogni scuola, loro con il loro middle management, cioè con il loro comitato, diciamo, di responsabili e di ausiliari, nei fatti i docenti devono gestire questa patata bollente, che poi a loro volta devono gestire insieme al personale ausiliario, che alla fine sostituisce l'infermeria e sostituisce, diciamo, una figura sanitaria nella scuola, cioè l'idea che, appunto, va monitorato lo studente in difficoltà o che ha dei problemi di salute fino all'arrivo dei genitori, non garantendo la sicurezza, perché non c'è nessuna formazione nemmeno a riguardo, chiaramente, perché non siamo tenuti neanche ad averla quella formazione, garantendo nessuna sicurezza né per gli studenti, in questo caso, neanche per i lavoratori. Tutto questo avviene, e vado velocemente perché non voglio togliere molto tempo alla discussione, in un contesto in cui il governo fa un altro capolavoro, ovvero annuncia il contingente Covid, ovvero un esercito di 70.000 precari tra personale docente e ATA, che dovrebbe potenziare gli organici che già di per sé, appunto, come spiegavano anche i compagni prima di me, sono
sono ridotti all'osso. Questo dimostra che non solo c'è bisogno di gente, emergenza o non gente o no, ma addirittura che in questa fase straordinaria si sta provando a raschiare il fondo dei barili rispetto, diciamo, a le condizioni, i carichi e i diritti dei lavoratori, e se si può si fa anche peggio, e con il contingente Covid si cerca di fare anche peggio, perché questi lavoratori subiscono un enorme ricatto perché sono più precari dei precari, cioè vengono assunti dalle scuole solo fino alla fine dell'attività didattica, e questo può significare giugno, ma può significare, come spiegava Noemi prima, anche molto prima, visto che i casi stanno cominciando ad aumentare e iniziano ad esserci anche veri e propri focolai in alcune scuole, tipo nel veneziano c'è già un focolaio di 7 studenti ammalati. Questi lavoratori vengono presi alla bisogna, cioè vengono assunti quando non servono più, vengono licenziati senza indennizzo, senza diritto di ammortizzatori, senza diritto alla disoccupazione. Questo sta creando un ulteriore caos e un ulteriore livello di tensione e di incazzatura tra i lavoratori della scuola. Questo è il quadro in un contesto molto autoritario, di enorme controllo, dove i dirigenti molto spesso al minimo elemento di malcontento o di richiesta dei lavoratori, anche banale, che può essere un permesso personale o qualsiasi cosa banale che un lavoratore di solito chiede all'interno di una scuola, risponde con la minaccia dei provvedimenti disciplinari. Quindi questo, diciamo, è il quadro dove non soltanto aumenta il carico di lavoro, ma dove appunto nemmeno l'ABC della democrazia e della richiesta che un lavoratore può fare o di avere un confronto sostanzialmente viene assolutamente a mancare, tant'è che appunto proprio per evitare assembramenti eccetera eccetera si evitano anche tutti i tipi di assemblea, dal collegio docenti men che mai le assemblee sindacali e momenti in cui i lavoratori possono confrontarsi e discutere. E su questo concentro l'ultimo minuto. Io penso e dicevano bene i compagni che le priorità alla scuola, questo comitato che ha messo insieme comitati studenteschi e anche organizzazioni sindacali, abbia una piattaforma che noi chiaramente condividiamo perché risponde alle necessità che la scuola ha oggi, ma credo che il 26 è stata una giornata interessante, importante, ma debba essere l'inizio di un percorso che mette al centro anche il punto di vista dei lavoratori, che poi sono decisivi, come abbiamo visto anche durante il lockdown. I lavoratori con i loro strumenti di lotta e con lo sciopero sostanzialmente possono imporre il loro punto di vista e possono anche ottenere delle vittorie, nel caso di lockdown come abbiamo visto nel giorno di marzo in maniera parziale, ma è comunque un elemento importante. E noi dobbiamo lanciare oggi la rivendicazione dello sciopero, perché intanto non possiamo pensare che deleghiamo a questo governo che niente ha fatto e niente farà la soluzione di quello che è la scuola e le condizioni di studio e di lavoro oggi, ma perché appunto sono i lavoratori che possono e devono decidere, e lo sciopero però deve essere anche un elemento di costruzione della mobilitazione, cioè non un punto di arrivo ma un punto, diciamo, di partenza, evitando, come in passato è stato anche a giugno per esempio, ne abbiamo già discusso, scioperi di testimonianza che la stessa FLC ha promosso, la stessa CGL ha promosso, ma fare in modo che uno sciopero possa incalzare da questo punto di vista le organizzazioni sindacali, perché uno sciopero possa essere non solo l'inizio di un percorso e quindi, diciamo, contrapporre all'autoritarismo il punto di vista nostro insieme a quello degli studenti, ma che possa anche allargare la partecipazione, che possa porre la questione della democrazia nelle scuole, della partecipazione, delle assemblee, dei momenti di confronto per costruire un'alternativa ed una piattaforma valida che tenga conto appunto delle esigenze, delle necessità dei lavoratori e della scuola. E penso che la saldatura con gli studenti sia decisiva in questa fase. Proprio su questo il 9 faremo un'assemblea, il 9 ottobre, quindi il prossimo venerdì, riuniremo una commissione di settore dei lavoratori della scuola, quindi faremo un'assemblea di carattere più puramente sindacale, alla quale chiaramente vi invitiamo anche per ascoltare e per unire questi due fronti, e perché pensiamo che dobbiamo affinare la nostra piattaforma anche su questa questione qua, per poter costruire e porci l'obiettivo che questa consapevolezza, cioè la consapevolezza della nostra potenzialità come lavoratori, come classe, unita alle esigenze e alle istanze dei giovani oggi, siano, diciamo, il punto decisivo e anche, diciamo, il punto di consapevolezza per le battaglie che ci aspettano nel breve e medio periodo. Grazie. Grazie mille. È il turno di Davide da Parma e si prepara invece Rosa da Pisa per il prossimo intervento. Ok, spero mi sentiate. Ti sentiamo.
Perfetto, sono Davide Calandruccio della sezione di Parma, frequento il secondo anno del liceo classico Romagnosi e quello sono ovviamente di Sinistra Classe Rivoluzione. Oggi in questa assemblea, come il 25 in piazza o anche già dalla prima, l'assemblea del 2 maggio, quella da cui è nato anche il collettivo, sono sorte tante proposte, tante buone idee. E in molti si sono chiesti, ma tutte queste idee, con che soldi potrebbero essere fatte? Ebbene, io vi rispondo che i soldi ci sono. Dipende da come vengono usati. Vi do un dato. Solo quest'anno, nel 2020, sono stati versati alla NATO ben 7 miliardi di euro. Mentre alla scuola ne sono stati dati appena 1,5. Alla FCA, che è la Fiat che adesso ha delocalizzato in Olanda, sono stati dati 6,3 miliardi di euro. In tutto arriviamo quasi a 14 miliardi di euro. E a questa domanda, a questi dati, dobbiamo porci un dubbio. Ma questi soldi, perché vengono date a delle società, a delle organizzazioni a cui non dovremmo neanche aderire? Ecco, vi lascio col dubbio, perché nessuno lo sa, al di fuori dei grandi capitalisti, del governo e dei politici. Un'altra cosa, un altro problema che c'è nella mia scuola, ma penso nelle scuole di tutti, è la mancanza di una democrazia interna. Ormai con l'autonomia scolastica, in questi ultimi anni sempre di più, e la questione Covid è stata proprio il top, i presidi hanno ottenuto un potere assurdo, senza possibilità di andare contro di loro. Ecco, per questo, come già prima è stato detto, bisognerebbe creare dei comitati con studenti, insegnanti e delegati sindacali, in modo tale da poter bloccare delle iniziative che non sono a norma per il Covid o meno, ma soprattutto per evitare che i presidi facciano quello che vogliono, perché questo è un grande problema. Nella mia scuola, per dire, le assemblee sono state tolte, o almeno non ce n'è ancora stato parlato di assemblee. Assemblee che sono state guadagnate con settimane di occupazione nelle scuole. Per contrastare tutto questo, sicuramente noi adesso possiamo fare poco, ma dobbiamo ingrandirci. Dobbiamo creare dei collettivi nelle nostre scuole, alto o meno, ma comunque sensibilizzare ogni studente, ogni singolo studente, studenti, insegnanti, personale ATA, a questi temi, perché sono importanti. L'istruzione non è solo un diritto, l'istruzione è anche un dovere. Va bene, ho finito. Un saluto dalla sezione di Parma. Salutate, dai. Grazie per l'intervento e per i saluti. È il turno di Rosa da Pisa e l'intervento successivo sarà Stefano da Milano. Buongiorno, allora sono Rosa da Pisa, faccio sinistra, classe di evoluzione da qualche mese. Basta. Allora, volevo parlarvi del ruolo che hanno le organizzazioni studentesche attualmente, facendo riferimento a una delle organizzazioni studentesche più popolate e conosciute, ovvero la Rete degli Studenti, di cui ho fatto e faccio parte attualmente, notando delle chiare contraddizioni all'interno. Però c'è da farci una domanda prima. Perché c'è bisogno di una posizione rivoluzionaria rispetto alla società, di conseguenza alla scuola? Adesso con la società capitalista non riusciremo mai a ottenere i nostri diritti scolastici, quali università gratuiti, libri di testo gratuiti e le rivendicazioni che portiamo avanti ormai da anni. Nella mia esperienza, gli attuali sindacati studenteschi trovano una chiave di pensiero riformista e non rivoluzionaria. Tuttavia ci sono degli studenti all'interno che hanno delle idee rivoluzionarie rispetto alla società. Non sto dicendo che sono sbagliate le idee dei ragazzi, ovviamente. Per primo è sbagliato l'approccio che hanno i sindacati rispetto agli studenti. La dirigenza di queste organizzazioni studentesche
limita i pensieri, porta gli studenti a un pensiero di sinistra riformista che assolutamente d'intralcio alla rivoluzione, e talvolta parlano di questa come fosse un'utopia, cosa che assolutamente non è. Parlando di una mia esperienza, ad un'assemblea congiunta di Rete Pisa, Udu Pisa e Udu Firenze, ho notato come i dirigenti avessero una posizione diversa rispetto al resto dell'assemblea, di come quindi i rappresentanti e i membri dell'esecutivo, diciamo, la maggior parte delle volte non rappresentano la massa, il resto dell'assemblea, distaccandosi dall'idea generale. Ma noto anche che i ragazzi non se ne rendono conto di questo fatto, ignorandolo e imboccando una strada di un'organizzazione sulla falsa riga rivoluzionaria. Le organizzazioni studentesche si basano solo sulla scuola, e questa è una cosa sbagliata, non puoi basarti solo sulla scuola. È difficile avere una svolta rivoluzionaria senza la collaborazione tra studenti e lavoratori. I ragazzi in queste organizzazioni vogliono effettivamente fare qualcosa di rivoluzionario, però poi le posizioni più alte, coordinatori, membri dell'esecutivo, eccetera, li trattengono. Se vuoi fare una rivoluzione in una società dove c'è la lotta di classe tra proletariato e borghesia, ti devi appoggiare al proletariato, devi riuscire ad avere la classe operaia in sé come soggetto rivoluzionario. Ed è un bisogno a livello oggettivo, non puoi fare una rivoluzione se non hai in mano il potere economico. Il lavoro giovanile è importantissimo, ma se isolato non porta veramente a nulla. Dato che la scuola fa parte di una sovrastruttura, va cambiata prima la struttura. Qual è il punto? Le organizzazioni studentesche limitano le prospettive di cambiamento esclusivamente alla scuola, cosa sbagliata. Per avere i nostri diritti scolastici c'è bisogno di una stretta collaborazione tra studenti e lavoratori. Le lotte per i diritti scolastici e la lotta dei lavoratori devono andare di pari passo per il raggiungimento dell'obiettivo. Non si può raggiungere gli obiettivi degli studenti se non lottiamo insieme ai lavoratori. La lotta è la stessa, ovvero il cambiamento di questa società capitalista che ci opprime ormai da 2 secoli. Opprime gli studenti e i lavoratori come classe del proletariato. Limita i nostri diritti e ci toglie le idee rivoluzionarie di cui abbiamo bisogno. Noi studenti e lavoratori dobbiamo quindi lottare insieme per il raggiungimento dello stesso obiettivo. Ho fatto. Okay. Grazie Rosa. È il turno di Stefano e si prepara invece Salvatore da Caserta. Ciao a tutti, sono Stefano del liceo Volta Milano e ho preparato questo intervento perché voglio mettere in risalto la situazione dei mezzi pubblici in Italia, che sono un aspetto che è strettamente collegato alla vita degli studenti. Infatti la maggior parte di noi utilizza per andare a scuola un mezzo come il bus, la metro, il treno. Già prima della pandemia il trasporto pubblico era caratterizzato da varie problematiche. Tutti un po' le conosciamo, per esempio cito i mezzi obsoleti, i malfunzionamenti, la scarsezza delle corse o i ritardi. C'è però poi un problema particolare che prima era già fonte di disagio, ma nel contesto dell'epidemia in corso diventa proprio un fattore gravissimo di rischio sanitario. E sto parlando del fatto che i mezzi pubblici sono abitualmente strapieni. Ora, si capisce facilmente come uno studente possa essere su questi mezzi facilmente contagiato mentre si sta recando a scuola. Poi appunto lo studente passa il virus ai familiari e alla classe, il tutto prima che possa essere identificato e isolato. In un contesto così problematico, insomma, era necessario annunciare almeno un serio programma di investimenti per risanare i trasporti pubblici. Il governo però non ha fatto nulla di tutto ciò. Invece, per mascherare la totale inadeguatezza del trasporto pubblico, ha introdotto delle regole assurde e ridicole, come ad esempio impostare la capienza massima
dei bus all'80%, che però sale al 100% per le tratte inferiori a 15 minuti. Come se il virus iniziasse il contagio dopo aspettando un quarto d'ora. Queste regole prescindono dalle più basilari norme sanitarie di sicurezza, dato che non permettono di mantenere nemmeno il distanziamento di un metro. Gli esperti del settore infatti calcolavano che per rendere i mezzi pubblici dei posti sicuri la capienza massima dovrebbe essere del 20-30%. Poi un punto importante è che il problema dei mezzi pubblici non si manifesta in egual modo in tutte le zone d'Italia. Grazie a un lavoro di un compagno del sud, sui social abbiamo un post in cui si denuncia il livello disastroso dei trasporti appunto nel meridione. Lì la situazione dei mezzi pubblici è talmente disastrosa lo Stato è talmente noncurante della situazione che si è sviluppato proprio un sistema informale di trasporti in cui delle persone si dotano di automobili o di piccoli bus e trasportano a scuola appunto gli studenti. I prezzi poi di queste cose sono molto elevati, vanno dai 50 ai 70 euro al mese, però le famiglie sono costrette a pagarli comunque, perché non ci sono delle alternative. Ecco, poi inutile dire che questi mezzi effettivamente non sono privi di controlli e appunto di precise norme di sicurezza. Poi appunto con la pandemia attuale la situazione si complica ulteriormente, dato che appunto ci sono degli autisti che ignorano le norme sanitarie e continuano a trasportare fino a 20-30 studenti a scuola, stipandoli in degli spazi minuscoli. Appunto, ciò però non accadrebbe se lo Stato fosse presente e garantisse un servizio adeguato. In tutto questo contesto non è la prima volta che chiediamo investimenti sul trasporto pubblico. Nel dibattito sulla crisi ambientale, infatti, di cui penso che altri parleranno meglio in questa assemblea, già chiedevamo un potenziamento del trasporto pubblico per fornire una valida alternativa all'uso dell'automobile, che è un mezzo effettivamente inquinante, costoso e poco sostenibile. Per questo motivo è importante anche la rivendicazione di rendere il trasporto pubblico gratuito. Questo innanzitutto risarcirebbe coloro che utilizzano un trasporto scadente e poi comunque permetterebbe di far sostenere alla collettività il prezzo dei costi di mantenimento dei mezzi. E il problema però, il punto, è che nel capitalismo, anche in tempi di crisi ambientale e sanitaria, non c'è spazio per dei trasporti pubblici di qualità, dato che ciò appunto innanzitutto richiederebbe dei grandi investimenti e poi appunto va a scontrarsi con gli interessi dei colossi dell'automobile oppure del petrolio. Nel capitalismo però invece c'è sempre spazio quando si tratta di fare profitto sui trasporti pubblici o su qualunque altro servizio importante. Un esempio di ciò sono le compagnie private che sono pagate dallo Stato per gestire i trasporti. A parità di fondi ricevuti, queste compagnie però offrono un servizio peggiore delle compagnie statali, poiché appunto il loro unico interesse sta nel massimizzare i profitti e non nel garantire un servizio dignitoso. Noi rivendichiamo che queste compagnie siano nazionalizzate
e poste sotto il controllo di comitati formati da lavoratori e studenti. Questo ho finito. Grazie Stefano. È il turno di Salvatore da... da Caserta. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, ma... Oh. Ecco. Va bene, posso andare? Vai. Ok, perfetto. Allora, mi presento, sono Salvatore Maietta, vengo da Caserta e faccio il quarto anno di un liceo artistico e milito in sinistra classe rivoluzione da un annetto circa, poco più. Allora, come moltissimi esperti del settore stanno concordando sempre di più, il Covid, l'insorgere della pandemia, non è altro che una diretta conseguenza di quello che è in effetti il cambiamento climatico. Cambiamento climatico che da anni e anni, da molto prima che venisse apertamente denunciato, sta appestando il nostro pianeta in effetti. E quindi possiamo dire con assoluta certezza che il Covid non è altro che l'inizio di un lungo processo di alterazioni che la natura e il mondo attorno a noi stanno avendo. E possiamo dire con assoluta sicurezza che noi studenti siamo stati forse i primi ad accorgercene, i primi a renderci conto di tutto questo, a fare nostra questa battaglia contro il cambiamento climatico, e in effetti si è visto come una delle più grandi paladine di questo movimento sia stata appunto Greta Thunberg, una studentessa svedese, e sono sicuro che la maggior parte dei qui presenti abbia comunque fatto parte dei vari, delle varie manifestazioni del Friday for Future dell'anno scorso. Dunque, questo perché? Perché in effetti il futuro è nostro, il futuro ci appartiene, siamo noi il futuro, e lo vediamo messo in grave minaccia, e quindi ci spetta per forza di cose a noi il compito di cambiare le cose, di cambiare il futuro. Quindi in effetti possiamo concordare tutti che quello dell'ambiente è un problema enorme, e non ve lo vengo di certo a dimostrare io qui. Posso citare gli incendi in Australia di inizio anno, oppure il fatto che la foresta amazzonica, che è la più grande fonte di ossigeno del nostro pianeta, diminuisca ogni giorno di una grandezza pari più o meno in media a 150 campi di calcio, che non è assolutamente poco, oppure i ben più recenti eventi americani di tutta la costa ovest, se non erro, che stanno subendo un incendio enorme. Le immagini hanno fatto il giro dei social di un cielo rosso, enorme distruzione e tantissimi morti. Tutti questi problemi sono appunto legati, come il Covid, al cambiamento climatico. E quindi sta a noi combatterli, e una nostra lotta, oltre a tutte quelle là legate alla scuola, è continuare a combattere per un clima che non rappresenti un rischio per tutta l'umanità. Ma adesso viene la domanda fondamentale: come fare tutto questo? La società in modo molto ipocrita si sta facendo paladina di questa lotta, la stessa società che in realtà è la causa di tutti questi problemi, ci sta inculcando continuamente questa retorica dell'individualismo, ossia se io faccio la raccolta differenziata sto salvando il mondo, se non getto la carta per terra rendo felice Greta Thunberg. Ma la realtà è ben diversa, non sarà di certo l'individualismo a salvare le cose. E perché? Per rispondere a questa domanda dobbiamo capire qual è la causa, in effetti, del cambiamento climatico. E a quanto pare, soprattutto in questa riunione, stiamo vedendo come sia come il capitalismo sia un po' la base di tutti i mali, e anche di questo. La produzione incontrollata, le logiche del consumismo e del profitto sopra di tutto sono la causa del cambiamento climatico. Perché infatti, se noi non buttiamo le carte a terra, comunque ci saranno industrie su industrie che continuano a riversare nell'atmosfera, nei mari, le loro scorie. E per citarne un'altra, anche l'uso sproporzionato di mezzi che inquinano, come la macchina, per esempio. E nessuno, appunto, ci viene a portare avanti queste verità. E quindi possiamo assistere tutti quanti a un'ipocrisia generale, a partire dai governi che ci riempiono di belle parole, che appunto si fanno loro carico di approntare programmi green, ma in effetti sono programmi da un'inconsistenza sbalorditiva, oppure ancora più ipocriti sono i grandi capitalisti.
e qui vi faccio un esempio di un annetto fa, ArcelorMittal all'acquisto dell'ex Ilva di Taranto, risanata ad hoc dallo Stato dopo una crisi interna, insomma, firmò un contratto in cui ad ArcelorMittal veniva garantita piena libertà e assicurazione nel non ricevere multe o insomma altri pedaggi l'inquinamento dell'ambiente che avrebbe causato e lo sfruttamento dei lavoratori, degli operai. E questo è un qualcosa di abominevole. E questa cosa, fra parentesi, l'ha approvato lo stesso governo che al primo Fridays for Future diceva di voler giustificare la giornata di assenza agli studenti con un'ipocrisia che mai si è vista sulla faccia della terra. E quindi noi di cosa abbiamo bisogno realmente? Di una lotta organizzata, di una lotta politica in cui gli studenti si debbano alleare con tutti i lavoratori. E le rivendicazioni devono essere forti e concrete. Prima di tutto un'economia programmata, un'economia che non si regga sui bisogni del mercato ma sulle vere necessità della popolazione e che quindi possa anche consentire una rivalutazione di tutte le fabbriche e le industrie da mezzi inquinanti a mezzi sostenibili, una profonda riforma sui trasporti. Abbiamo detto che l'automobile è uno degli strumenti più inquinanti che ci sono in circolazione e il numero di utilizzatori di automobili tende sempre ad aumentare più che diminuire. Noi abbiamo bisogno di un enorme ampliamento dei trasporti pubblici, come dicevano i compagni prima di me, per poter così garantire uno spostamento ecologico. Detto questo, concludo. Grazie. Grazie a te, Salvatore. È il turno di Silvia da Roma e si prepara invece Elena da Messina. Ciao a tutti ragazzi, sono Silvia da Roma. E volevo parlarvi un po' della situazione qui nel Lazio e a Roma in particolare. Poco prima, circa un giorno prima che la scuola iniziasse, l'assessore laziale alla scuola ha detto una frase, secondo me, molto emblematica. Citava Nietzsche, secondo il quale la libertà è la volontà di essere responsabili di noi stessi. Secondo me questa frase chiarisce un po' la palese intenzione di scaricare il peso e gli oneri di questa riapertura sulla responsabilità del singolo individuo, delle singole famiglie. Il primo giorno di scuola nel Lazio è stato ufficialmente il 14 settembre, ma al 14 settembre soltanto il 70% delle scuole nel Lazio hanno riaperto, con una percentuale migliore a Roma di circa il 90%. Il restante 30% ha aperto in seguito, in virtù dell'autonomia scolastica e di altre ordinanze, il 24 settembre. Ma stiamo parlando di una riapertura in ogni caso a singhiozzo, per poche ore al giorno, privilegiando a volte le prime e le ultime classi, ma utilizzando quasi sempre un sistema di dotazione per le classi intermedie: una parte degli studenti partecipa in presenza, un'altra parte partecipa in didattica a distanza. La ricreazione si svolge in classe, seduti, e si ha il permesso di muoversi o spostarsi in cortile a turni, addirittura settimanali in alcune scuole. A inizio settembre nel Lazio si calcolava circa 8.000 cattedre vaganti, considerando ogni scuola di ogni ordine e grado. Ad oggi è più difficile stimare i dati più precisi, ma ragazzi delle scuole e dei licei soprattutto ci testimoniano una carenza di organico e le attività proseguono ancora oggi su orari ridotti, proprio per la carenza dell'organico insegnanti. Poi, per non parlare del nuovo contratto Covid, per cui avremo insegnanti ancora più precari che in caso di lockdown, come qualcuno diceva prima di me, saranno licenziati e mandati a casa senza ammortizzatori sociali. Secondo noi, per questo è necessario un grande piano di assunzioni di almeno 200 insegnanti e la fine di precarizzazione per molti. Come sono anche necessari gli spazi, infatti un maggior numero di insegnanti e ampliare gli spazi a disposizione della scuola potrebbe permetterci di avere
un numero di classi maggiori e quindi anche un numero di studenti per classe minore. Per questo rivendichiamo e pensiamo che sia fondamentale, anche in vista della situazione sanitaria Covid, la rivendicazione di 15 studenti massimo per aula per affrontare questa situazione. A Roma ci sono diversi casi anche di scuole senza banchi, per esempio, come ci sono i ragazzi del Soga, i ragazzi dell'Albertelli, perché questi sono stati i banchi biposto precedenti, sono stati rimossi a favore di quelli monoposto. Molti fondi sono stati spesi per questa misura, che è una soluzione di facciata. Infatti questi banchi ad oggi non sono ancora disponibili in molti casi e non possono essere comunque una soluzione e non possono garantire la distanza necessaria negli spazi risicati delle nostre scuole. Però dobbiamo dire che un sovraffollamento nelle scuole esisteva già ben prima del Covid. In particolare, nonostante i mesi di preparazione all'apertura delle scuole, non si è fatto quasi nulla per trovare una soluzione. Infatti l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio diceva inizio settembre che circa 9.000 studenti erano ancora senza una classe. Ciò vuol dire che non avevano in realtà gli spazi per poter, perché fosse garantito di almeno un metro. Si stimava che mancassero circa 476 aule, solo considerando le scuole secondarie di secondo grado. Parlando delle scuole, avrebbe circa 1.000 classi mancanti. Le classi intendo spazi. Si lamenta lo stesso ufficio regionale della mancanza materiale degli spazi negli edifici scolastici. Sono proprio queste condizioni materiali che ci portano a rivelare l'utilizzo di pubblici più utilizzati ad oggi e, se serve, progettare anche spazi privati, partendo dalle scuole private. Ad oggi a Roma sappiamo che circa Roma e nel Lazio ci sono 290 positivi e più di una decina di classi in quarantena. Tra l'altro anche oggi arriva la notizia che Zingaretti ha ben posto l'utilizzo della mascherina all'aperto sempre. È chiaro ai più che adesso si rischia una multa per strada se non si porta la mascherina, ma nel frattempo, per esempio sui mezzi pubblici, che sono sempre stati un grande problema a Roma, si viaggia su quelli che la gente comunemente chiama carri bestiame. Molti studenti infatti devono pensare che a Roma e nel Lazio si spostano grazie a mezzi pubblici quali autobus, metro, gestito da TAC e di pullman, per esempio della Cotral, che portano a Roma o che si fanno spostare all'interno della regione Lazio attraverso pullman. Su questi mezzi nero di punta nessun tipo di distanziamento può essere garantito e mentre vengono adottate queste misure di facciata come l'obbligo perenne della mascherina, con la mascherina sul mezzo pubblico non si è però comunque a distanza. Il trasporto pubblico romano, laziale e anche nel resto d'Italia, ma io conosco meglio questa situazione, era già grave da prima della pandemia Covid. E nonostante non funzionasse prima, anche oggi e ancora di più oggi mette a rischio studenti e lavoratori esposti al rischio del contagio. Ovviamente chi se lo può permettere, e di questo soffrirà anche l'ambiente, utilizza i mezzi privati o continua per esempio a lavorare da casa. Invece gli studenti, i migranti, i lavoratori sono costretti a spostarsi con mezzi pubblici sin dalla mattina presto. Sono gli stessi autisti che qui sottolineano la necessità di un maggior numero di personale, di più mezzi per affrontare questa situazione. Infatti i limiti sono imposti dalla legge, ma questo solo su carta. Infatti non si riesce davvero a far rispettare alcun limite sui mezzi pubblici nel loro effettivo movimento. Dicono anzi che quel che riesce a reggersi del servizio pubblico di trasporto solo perché la domanda è crollata, ma l'offerta è essenzialmente uguale alla precedente la crisi Covid. Inoltre siamo venuti a sapere che la stazione di Castro Pretorio e di Policlinico nei prossimi giorni verranno chiuse per la sostituzione delle scale mobili, ormai trentennali,
ma non è ancora chiaro i tempi di, per portare avanti queste, questa sostituzione, né quindi i tempi di chiusura di queste stazioni. Dovete pensare che queste sono stazioni che portano a scuola o all'università migliaia di studenti. E ciò vorrà dire che questi si dovranno riversare ogni giorno e andranno ad aggravare la situazione della stazione centrale di Termini. E tutto quello che vi ho raccontato e la situazione laziale rende chiaro come si sia voluto forzare una riapertura che probabilmente sarà temporanea, a cui la capitale come il resto d'Italia non erano pronti, e ciò si è voluto fare al più basso costo possibile, non assumendo, investendo il meno possibile e risparmiando in realtà sulla nostra pelle. Per questo noi pensiamo che sia necessario lottare insieme, studenti e lavoratori, tutti, quindi insegnanti, ATA, altri lavoratori estremamente organizzati, come anche quelli che si occupano degli alunni con handicap o con di diverso supporto, che sono addirittura specializzati, e quindi divisi dagli altri lavoratori e ulteriormente precarizzati. Siamo scesi l'altra settimana a Roma insieme a Priorità alla Scuola, e Priorità alla Scuola, la sua piattaforma, sono stati un passo avanti in questa direzione, in unione tra studenti e lavoratori della scuola. Metà piazza del popolo è riempita, nonostante il temporale del Covid, e quindi è stata abbastanza anticipata. In base a questa manifestazione abbiamo portato avanti una campagna davanti alle scuole, con il fine di creare un coordinamento di studenti e insieme organizzarci e mobilitarci. Non crediamo che tutta questa situazione sia soltanto il prodotto della crisi Covid, ma che le carenze sistematiche di organico, di strutture, nel servizio di trasporti, ci fosse già da anni. Per anni abbiamo assistito a tagli di fondi, a misure rivolte alla realizzazione del lavoro. Il Covid ha solo evidenziato queste voragini, che erano già aperte da tempo nella scuola, e d'altronde la scuola riflette la società in cui viviamo, che è travolta da una grande crisi. Non siamo da noi a dover pagare. Ho finito. Grazie mille Silvia. È il turno di Elena da Messina e si prepara invece Nathan da Modena per l'ultimo intervento. Ok, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Perfetto. Ciao a tutti, io sono Elena del coordinamento Azzemo la Testa e sono di Messina. Dunque, come ha già detto bene Noemi nella sua relazione, l'apertura delle scuole è avvenuta nonostante non siano state prese le giuste misure di sicurezza e prevenzione. Le scuole hanno aperto presentandosi con la totale impreparazione, nelle stesse condizioni che c'erano prima del lockdown. Questo perché il governo, al posto di migliorare la situazione delle strutture e metterle in sicurezza, o almeno, nel caso della didattica a distanza, fornire il giusto materiale per permettere la partecipazione di tutti, ha deciso di lavarsene le mani e di gettare tutta la responsabilità sulle famiglie, sugli insegnanti, sugli studenti, che devono tutti seguire delle regole strette e assurde in condizioni che non lo permettono. Nelle scuole del sud, della Sicilia, come di tutta Italia, c'è la totale assenza di personale medico. Non c'è nemmeno la presenza di termometri per permettere la misurazione della temperatura all'entrata. Addirittura vediamo qui al sud, come in altri posti, l'assenza dei banchi, che sono necessari per un giusto svolgimento delle lezioni in classe. Dove ci sono gli stessi dell'anno scorso, dato che non sono stati fatti i giusti finanziamenti per permettere banchi singoli a tutti e quindi la distanza tra gli studenti. Quindi figuriamoci i tanto famosi banchi con le rotelle, la cui data di arrivo è indefinita e frutto solo di promesse fatte a vuoto. Ma non solo. In alcuni casi sono state distribuite delle mascherine ritagliate fatte di carta, che è una cosa assurda. Qui in Sicilia, nonostante in alcune città ci fossero contagi in aumento, e dunque una situazione pericolosa, le aperture sono state fatte regolarmente e al massimo rimandate di una o due settimane.
in cui non è cambiato proprio niente. Nel momento in cui si sono presentati dei casi nelle scuole, è stata presa la decisione di chiuderle, ma solo per una settimana, che è dunque un tempo non sufficiente e non sicuro. Nonostante tutto ciò, è stato affermato che in Sicilia la situazione è sotto controllo. Dunque, qui in Sicilia, come in tutta Italia, la situazione ovviamente non è sotto controllo, e a dover stabilire se lo è e se siamo nelle condizioni di andare a scuola, dobbiamo essere noi. Dobbiamo essere noi a decidere se siamo in sicurezza e se possiamo partecipare alla didattica in maniera corretta e sicura. E ho finito. Grazie Elena. È il turno di Nathan e poi ci saranno le conclusioni dell'assemblea. Adesso. Da dove ti stai collegando? Non so. Ok, mi sentite, mi vedete? Funziona? Sì, perfetto. Ok, allora, tolgo la mascherina perché sono distanziato. Allora, ciao a tutti, io sono Nathan, parlo da Modena, io sono uno studente del liceo Fanti di Carpi e membro del sindacato studentesco Azione Studentesca Libera di Carpi e con cui appunto ho organizzato la manifestazione del 25 a Modena insieme ai compagni modenesi del collettivo Jeunesse Engagée. Infatti ne ha parlato prima anche Ons, quindi allora, per prima cosa vi faccio un piccolo excursus, una piccola presentazione di chi siamo, cosa abbiamo fatto. Noi siamo un piccolo sindacato studentesco che esiste da un anno e mezzo. Per il 25 volevamo fare un po' un'iniziativa, una manifestazione un po' per risvegliare la coscienza degli studenti, perché quello che abbiamo osservato noi, e l'abbiamo osservato sia fra gli studenti di Carpi e anche fra i nostri stessi militanti, è che il lockdown ha portato, e secondo me qui potrete anche confermarlo voi da tutta Italia, il lockdown ha portato un atteggiamento, un arco di disinteresse verso la scuola, verso l'attivismo e verso un po' la politica in generale, da un lato, nel senso che uno studente che a scuola non ci va neanche più fisicamente, ormai non ha più un incentivo a lottare per delle condizioni migliori. Quindi noi volevamo proprio portare all'ordine del giorno le lotte degli studenti, le rivendicazioni, e appunto quali sarebbero le rivendicazioni su cui ci concentreremmo. Da noi a Carpi il problema principale è la mancanza di spazio, di aule e di autobus, cioè le nostre scuole erano già piene da molto tempo, adesso sono proprio al limite, non abbiamo abbastanza aule per tutti, e inoltre i bus sono pieni e mancano i bus. Quindi l'insegnamento principale, la lezione che possiamo trarre da tutto questo è che il governo ha sempre detto noi stiamo facendo tutto quello che possiamo, l'amministrazione ha detto è tutto sotto controllo, però dopo decenni e decenni di tagli all'istruzione, alla sanità, ai trasporti pubblici, perché ovviamente, come avevano detto più o meno tutti prima di me, non c'è molto guadagno, il profitto non c'è, la scuola è un investimento per la società, l'obiettivo della scuola non dovrebbe essere quello di guadagnare, ma di istruire le persone, quindi il governo tagliava i soldi alla scuola o per comprare i nuovi jet militari F-35 o per risanare il debito pubblico. In ogni caso, cosa è successo? Da decenni tutte le riforme del sistema scolastico che sono state applicate tutte, non per iniziativa del governo, ma per causa della lotta degli studenti, appunto qui ricorderei anche il 68, perché migliaia di studenti si sono mobilitati a livello nazionale per chiedere un'educazione migliore. Le riforme che sono avvenute, che sono state proposte dal governo, quali erano? Ricorderei qui la buona scuola, o l'operato della ministra dell'educazione Gelmini, le riforme che hanno intaccato ancora di più
la scuola, gli altri studenti. Quindi quello che bisogna fare è lottare per i nostri diritti, perché il Covid, più di qualsiasi altra crisi, ha dimostrato il fatto che gli studenti fondamentalmente non hanno potere. Il potere degli studenti si crea quando gli studenti si uniscono, si organizzano e lottano per i loro diritti, per un'educazione, per il loro futuro, come abbiamo visto, non solo con tutte queste mobilitazioni studentesche, ma anche l'anno scorso con gli scioperi del Fridays, anche lì migliaia di studenti in tutto il mondo che si sono mobilizzati, sono scesi in piazza per il loro futuro. Il punto principale è che molte persone pensano che se chiediamo al governo le cose, se noi diciamo per piacere governo, migliori l'educazione, forse la situazione migliorerà, ma le cose semplicemente non stanno così e abbiamo decenni di storia che lo dimostrano. Riforme, se possiamo anche parlare di riforme, perché io qui direi serve una ricostruzione totale del sistema scolastico, non solo una semplice riforma, un'altra. Il sistema scolastico va conquistato, va riconquistato dagli studenti, e questo va fatto dal basso, attraverso la lotta, la mobilitazione, le manifestazioni in piazza e le rivendicazioni. Ed è appunto per questo che io penso che sia molto importante organizzare gli studenti in collettivi, in sindacati, manifestare, perché semplicemente dobbiamo far sentire la nostra voce, perché se siamo divisi non siamo nessuno, se siamo uniti possiamo cambiare il mondo. Grazie. Claudio. Grazie a te. Passo la parola a Ezu, che farà le conclusioni di questa assemblea e poi ci saluteremo. Ciao a tutti, sono Ezu del coordinamento Alziamo la Testa, e devo dire che seguire questa discussione è stato per me molto entusiasmante, per gli interventi che ci sono stati e soprattutto per la qualità della discussione. Qualità che secondo me riflette quella che è l'attività di questo coordinamento e in che maniera si pone rispetto alle lotte che intendiamo portare avanti e di cui poi dirò. Sicuramente la pandemia, come hanno già detto molti interventi, come è stato riportato più volte, ha semplicemente messo a nudo tutta una serie di contraddizioni di questo sistema e ha fatto vedere agli occhi di tutti come questo sistema non sia assolutamente in grado di garantire né la vita né la dignità di miliardi di persone. I dati sulla crisi economica penso che siano noti a tutti. Qui in Italia, ad esempio, c'è stato un calo del PIL del 12,8% nel secondo trimestre rispetto al primo, e c'è stato un calo del 17,3% del PIL rispetto al 2019, che è l'anno scorso. Queste crisi, come sempre, non si scaricano su tutta la società. La retorica del siamo tutti sulla stessa barca è assolutamente illusoria ed è una pura bugia e ipocrisia da parte di chi vorrebbe farci credere che siamo per l'appunto tutti sulla stessa barca e che tutti quanti ne stiamo risentendo nella stessa maniera. Infatti quello che vediamo è che la disoccupazione è cresciuta del 9,7% qui in Italia e sono stati persi 425.000 posti di lavoro, e questa situazione qui si riflette su tutta la maggioranza dei lavoratori e soprattutto sui giovani e sulle donne. Infatti tra i giovani la disoccupazione è cresciuta del 32%. E questo non è di certo dovuto al fatto che i giovani non vogliono lavorare o tutta la retorica sul fatto che i giovani vogliono semplicemente restare a casa, ma perché sostanzialmente è la contraddizione di questo sistema, per cui ci sarebbe il lavoro, ci sarebbero le risorse per garantire i posti di lavoro, dopodiché non rientra minimamente negli interessi degli imprenditori assumere questi giovani e offrir loro la possibilità di migliorare le proprie sorti. E questo è per chi ha perso il posto di lavoro. Dall'altra parte ci sono invece chi è rimasto a lavorare nonostante le attività in cui lavorassero non fossero
in alcuna maniera essenziali per gestire la pandemia, e abbiamo visto, è stato riportato anche negli interventi, come per l'appunto ci sia stata da Confindustria un attacco, ci sia stato un attacco continuo, e c'è stato uno sbattere i pugni sul tavolo sostanzialmente per mantenere aperte tutta una serie di aziende, e la conseguenza sono stati i disastri in Val Seriana e i 36.000 morti che abbiamo avuti, e il crollo, il tracollo del sistema sanitario, che già era stato attaccato in maniera sistematica negli ultimi 30 anni. Dall'altra parte c'è chi ha lavorato in smart working, e anche per questi lavoratori di sicuro la situazione non è stata migliore. Sul Sole 24 Ore c'erano dati per cui il 48% dei lavoratori in smart working si sono dichiarati esausti da questo lavoro, e il 51% hanno risentito in questo periodo di problemi di sonno. Per non parlare poi del problema della postazione di lavoro, che è sostanzialmente, penso, per la maggior parte di questi lavoratori il tavolo da cucina in cui devi stare 8 ore, e la gestione dei figli, che è ricaduta completamente sulle famiglie, in particolare sulle donne, le spese per lavorare in termini di luce, eccetera. E dall'altra parte ci sono stati anche addirittura tagli a tutta una serie di voucher che invece erano utili per la ristorazione durante i tempi di lavoro. E questo è un esempio di come, per l'appunto, un settore minoritario di questa società, che è il settore dei grandi imprenditori, delle grandi banche, sostanzialmente anche in momenti così mostri quali siano i suoi veri interessi. E infatti, se da una parte vediamo un crollo dell'occupazione, un crollo dei salari, condizioni di vita che da male sono andate in peggio, dall'altra parte abbiamo visto, per l'appunto, un solo esempio, perché se ne potrebbero dare a bizzeffe, il fatturato di Amazon, ad esempio, è cresciuto del 40% rispetto all'anno scorso. Ovviamente della crescita di questo fatturato i lavoratori non ne hanno visto un dollaro, e tutto ciò è andato nelle tasche di Jeff Bezos e degli azionisti di quella società. E dall'altra parte usciva un articolo in questi giorni sulla responsabilità dei padroni per quanto riguarda la crescita dei contagi. C'era questo articolo che per l'appunto citava che in Amazon sarebbero stati almeno 20.000 lavoratori contagiati dal coronavirus in una situazione di lavoro. Questo proprio perché anche in una pandemia il desiderio di fare profitti e di continuare a macinare soldi sulla pelle e anche sulla vita del settore dei lavoratori non si fa di certo più fiacco, perché sostanzialmente non hanno una coscienza per cui noi possiamo sperare di convincerli a fare meglio. E sostanzialmente questa società, le contraddizioni di questa società poi si riflettono in ogni settore. E quando ci dicono che le risorse non ci sono, lo diceva anche Davide Calandruccio da Parma, cioè basta vedere che ad esempio le 500 persone più ricche, riportato da Forbes questo dato, hanno un patrimonio netto di 5.900 miliardi di dollari, che sarebbe pari a 3 volte il PIL italiano ed è pari al PIL della Danimarca, che è molto alto. E questo cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che le risorse in questa società ci sono e vengono create ogni giorno da milioni e miliardi di lavoratori, però poi se ne appropria una netta minoranza, che poi sostanzialmente li sfrutta non per lo sviluppo dell'umanità, ma per comprare il gabinetto d'oro piuttosto che il superjet privato, che di sicuro in alcuna maniera è utile allo sviluppo dell'umanità. E la situazione a scuola non è nient'altro che il riflesso di tutta questa condizione e delle contraddizioni di questo sistema. Giusto un dato, lo citava anche Margherita,
In questo momento alla riapertura delle scuole sono solo 20.000 le aule su 350.000, quelle in sicurezza per contenere il contagio da coronavirus. E questo in una situazione in cui in realtà ci sarebbero almeno 800.000 edifici pubblici inutilizzati e sostanzialmente tenuti chiusi per poi far alzare gli affitti, ovviamente tutto nell'interesse di un pugno di grandi proprietari di case e di edifici. L'interesse nel riaprire la scuola non è un interesse casuale, non è di certo perché hanno intenzione di garantire il diritto allo studio. Sostanzialmente la riapertura delle scuole, soprattutto i gradi più inferiori, quindi gli asili, le materne, le medie, è strettamente legato alla necessità di liberare la forza lavoro e quindi i genitori in maniera tale che possano tornare a lavoro e possano quindi sostanzialmente creare di nuovo profitti per gli imprenditori e per i proprietari di queste aziende. Le nostre rivendicazioni è già stato detto, in questo momento si fanno ancora più necessarie, ad esempio sulla riduzione delle persone, degli studenti per classe, e ad ogni rivendicazione vediamo come ci sia bisogno di un aumento dei finanziamenti e sostanzialmente quindi la lotta per quanto riguarda le nostre rivendicazioni si concentra per l'appunto sulla gestione delle risorse. E questo è un punto fondamentale che noi dobbiamo porre all'ordine del giorno della nostra discussione. In questo momento la situazione scolastica, già lo dicevano vari interventi, non solo gli interventi, anche i giornali stessi lo dicono, c'era anche un editoriale sul Corriere della Sera che per l'appunto riportava la situazione della disastrata in cui versano le scuole. In questo momento altri dati ci dicono che ad esempio il 40% delle scuole non hanno un sistema d'antincendio. Noi discutendo con alcuni ragazzi ad esempio di Spoleto ci riportavano la situazione nella loro classe, nella loro scuola, in cui sono rientrati senza i banchi, seduti sulle sedie con mascherine di carta. E tutte queste contraddizioni vengono scaricate sugli studenti e sugli insegnanti. Agli uni viene detto di obbedire, tenere la mascherina, rimanere zitti, non parlare, agli altri invece sostanzialmente di fare da una parte i poliziotti perché devono riprendere lo studente, dall'altra il medico perché devono riuscire a fare una diagnosi sui sintomi di uno studente e capire se è un contagio da coronavirus o dalle mille altre tipi di influenza. Questo anche perché in moltissime scuole non ci sono dei presidi medici, non ci sono infermerie che invece in questo momento si rendono ancora più utili, ancora più necessarie. In tutto questo il governo quando parla sostanzialmente è per dire che va tutto bene e che stiamo cercando di risolvere qualcosa, dopodiché non c'è stato alcun avanzamento. In realtà la stessa riapertura avviene in una maniera completamente casuale e confusa. C'era questo libretto qui del Comitato Tecnico Sanitario assieme al MIUR, la cui prima frase diceva, parafraso perché non mi ricordo a memoria la frase, diceva che con le modalità di riapertura delle scuole non siamo ancora in grado, alla data in cui è stato scritto, di stilare dei modelli previsionali per la crescita dei contagi, che sostanzialmente vuol dire che noi stiamo riaprendo perché dobbiamo riaprire, ma lo facciamo mandandovi allo sbaraglio e sostanzialmente si salvi chi può. E in tutta questa situazione noi in realtà la via che dobbiamo percorrere già ce l'abbiamo tracciata, si parlava delle giornate di marzo
e di come per l'appunto i lavoratori si siano compattati in molti casi, seppur non a livello di massa, e in molte aziende hanno fatto delle lotte, delle vertenze completamente autoconvocate, e in questo il ruolo del sindacato, di cui poi magari dirò, va sottolineato, e abbiano preso nelle proprie mani le sorti della propria salute, della propria vita in ultima analisi. E dall'altra parte invece abbiamo visto una dichiarazione arrogante, come dicevo prima, da parte di Confindustria e di Bonomi, che invece si schieravano dall'altra parte per invece continuare a far girare la macchina dei profitti. E in questo, oltre alla lezione che possiamo trarre riguardo alla forza dei lavoratori e della maggioranza del settore di sfruttati di questa società, quando si mettono in moto, in realtà vediamo anche un'altra cosa, ovvero come questa minoranza di grandi imprenditori, eccetera, sia in maniera assoluta inutile al progresso di questa società e alla sopravvivenza delle economie, come invece siano i lavoratori il settore essenziale e l'ingranaggio principale della macchina di questa società. In quel momento, così come adesso, il ruolo del sindacato è stato sostanzialmente di fare qualche dichiarazione quando la situazione era diventata troppo pesante. Ad esempio Landini aveva detto in una dichiarazione sulla 7, sostanzialmente, in cui diceva a Conte e a Confindustria: guardate che se non chiudete almeno qualcosa io sono costretto a convocare lo sciopero generale, in una situazione in cui c'erano migliaia e migliaia di contagi e in cui tutta la maggioranza dei lavoratori era schierata da un'unica parte, ovvero per la salvaguardia della propria salute. E questa cosa, e l'assenza di una volontà politica reale da parte del sindacato di convocare uno sciopero generale in questo momento qui è nefasta. Si citava le manifestazioni che sono state convocate da Priorità alla Scuola, che è questo comitato per l'appunto di studenti anche sigle sindacali, che in realtà è un passo giusto nella direzione che dobbiamo percorrere, ovvero quella della creazione, del consolidamento della mobilitazione e dell'uso degli strumenti che abbiamo, degli strumenti reali di lotta che abbiamo, che non sono di certo i tavoli di trattativa. E in questo momento qui quello che dovrebbe fare il sindacato è organizzare una mobilitazione reale dal basso ad oltranza se necessario, e sostanzialmente convocare uno sciopero generale che effettivamente possa mettere in discussione le logiche di questo sistema. In questo momento qui la situazione tra gli studenti è di fermento, nonostante poi non sia ancora scoppiato il movimento, non siano ancora esplose in maniera dirompente queste contraddizioni. Dopodiché noi in tutta Italia, nelle scuole, nelle piazze, nei luoghi di passaggio che abbiamo coperto volantinando e distribuendo il nostro materiale, abbiamo avuto modo di tastare questo fermento, abbiamo avuto modo di discutere con decine di studenti che sostanzialmente ci dicevano cose più o meno simili, ovvero che la situazione se sta reggendo, perché in molti casi, come ho detto prima, non è neanche riuscita a reggere per un po', è destinata a evolvere in peggio nel breve periodo. E quindi sostanzialmente la necessità di organizzarsi dal basso è una necessità che molti e decine di studenti stanno già sentendo. E l'assemblea di questo coordinamento ne è sicuramente un passaggio fondamentale. Sulle organizzazioni studentesche ha già detto Rosa, però penso che
e mi trovo d'accordo. E sostanzialmente noi, quello che abbiamo visto in questi anni, anche la nascita stessa di questo coordinamento, è la conseguenza del fallimento di queste organizzazioni studentesche, che vanno dall'attività massima di redare uno statuto oppure farti lo sportello di tutte le cose che puoi avere nella segreteria degli studenti, a invece azioni di sanzionamento che in realtà non sanzionano nulla e che anzi spesso hanno anche l'effetto opposto, ovvero quello di allontanare molti studenti che quando ti vedono, che scendono in manifestazione con l'intento di scioperare, protestare contro una situazione di disagio, invece si trovano gli incappucciati che vanno a verniciare qualche cancello. E le contraddizioni di questo sistema, la crisi di questo sistema si sta già facendo vedere e si è già fatta vedere in movimenti a livello internazionale. Venivano citati Black Lives Matter negli Stati Uniti, che sostanzialmente sono un punto di svolta, a mio parere, un ulteriore punto che riconferma qual è il fermento che attraversa vasti settori di questa società. Perché un presidente degli Stati Uniti che si deve rifugiare in un bunker, penso che non si sia mai visto. Così come le manifestazioni che ci sono in questo momento in Israele contro un presidente che ha avuto un consenso di 11 anni, in Cile, in Libano, in Colombia, in Francia, i casi di Madrid di qualche giorno fa, che sostanzialmente sono un'anticipazione di quello che vedremo anche qui in Italia e che vedremo anche negli altri paesi. Per salvare la scuola e per garantire un futuro migliore è sostanzialmente necessario organizzare la lotta attorno a chi gestisce la produzione, attorno a chi gestisce le leve più importanti di questa società e in ultima analisi anche attorno a chi gestisce le risorse di questa società. E in questo senso qui, ad esempio, anche la lotta per un futuro reale, come ad esempio può essere la lotta contro i disastri ambientali, contro la devastazione ambientale che ha fatto questo sistema, ci restituisce un quadro di quale deve essere la nostra via e in che maniera possiamo effettivamente cambiare qualcosa. Perché se questo sistema scarica sul singolo, che appunto butta la cartaccia, ad esempio i dati ci dicono che 100 multinazionali sono la causa del 70% delle emissioni CO2. Le risorse ci sono, vanno prese e vanno stanziate per quello che è effettivamente reale e necessario. A partire dal sistema di istruzione pubblico, che è stato attaccato negli ultimi 30 anni, di cui è già stato detto, e anche in un momento del genere, ad esempio, vengono stanziati 300 milioni di euro alle scuole private per le rette che non sono state loro pagate. In questo momento qui le nostre rivendicazioni, come ho detto prima, per le classi di 15 persone, per le 200.000 assunzioni e stabilizzazioni dei precari, sia personale ATA che docenti, raddoppiare, anzi triplicare anche i mezzi pubblici, la necessità di una sala medica, sono tutte rivendicazioni che non possono essere portate avanti se non da comitati e da una lotta effettivamente dal basso e che quindi coinvolga settori maggioritari di studenti e lavoratori. In questo senso qui noi pensiamo che all'interno della stessa scuola non possono essere i presidi a gestire questa riapertura, ma che invece debbano essere i comitati dei lavoratori e degli studenti. Questa discussione
ha fatto vedere in maniera ulteriore quali siano le potenzialità di questo coordinamento e quali sono le potenzialità del lavoro che stiamo facendo e delle prospettive che ci siamo posti. Noi in questo momento ci poniamo l'obiettivo di continuare questo lavoro, di continuare a discutere con centinaia, decine di studenti, creare i collettivi nelle scuole, discutere con i lavoratori sia della scuola ma anche all'esterno e sostanzialmente organizzare un vero cambiamento di questa società. Grazie Ezu per le conclusioni. Prima di salutarci, le ultime cose. Dovrebbe arrivare in questo momento in chat il link per partecipare all'assemblea di cui ha parlato Margherita, che ringraziamo per averci portato anche il punto di vista di quello che è la situazione per i lavoratori della scuola. Questa assemblea coinvolgerà appunto insegnanti, personale ATA e tutti i lavoratori che sono coinvolti appunto nella scuola, e noi organizzeremo un intervento come coordinamento Alziamo la Testa. E lasciamo il link in modo che chiunque voglia partecipare a questa assemblea e vedere cosa verrà detto è il benvenuto ed è libero di farlo. L'assemblea è finita, ma noi speriamo di avervi lasciato il messaggio che è necessario in questo momento più che mai riuscire a organizzarci. Quindi noi speriamo che voi vogliate contattarci attraverso i nostri social, che sono alziamo.la.testa su Instagram e alziamolatesta su Facebook, oppure sulla mail assemblea2maggio@gmail.com, in modo che riusciamo a unirci, a organizzarci e a creare i collettivi e le strutture che ci servono e sono necessari per cambiare le cose e cambiare il mondo. L'assemblea finisce qui, speriamo di sentirci presto e alla prossima. Ciao compagni! Ciao compagni! Ciao! Ciao a tutti, grazie! Ciao a tutti! Ciao! Ciao.